Epicuro, la vita e le opere. Sulla vita di Epicuro, come per la maggior parte dei filosofi antichi, abbiamo scarse informazioni, quasi tutte tramandate dal dossografo Diogene Laerzio, vissuto nel III secolo d.C. Diogene Laerzio ha dedicato ad Epicuro il decimo capitolo del suo libro Vite dei filosofi. Nato nel 341 a.C. in una famiglia di coloni ateniesi del demo di Gargettio, emigrati nell'isola di Samo, situata dinanzi alle coste dell'antica Ionia, Epicuro compì un primo viaggio alla volta di Atene all'età di 18 anni, per il servizio di Efebo. Dopo la morte di Alessandro il Grande e l'espulsione dei coloni ateniesi da Samo, egli raggiunse il padre Neocle a Colofone. Innamorato della filosofia sin dall'età di 14 anni, la tradizione lo vorrebbe discepolo di un tal Nausifane, il quale lo avrebbe iniziato ai principi dell'atomismo democriteo. Nel 306 a.C. Epicuro si trasferì definitivamente ad Atene, di cui possedeva la cittadinanza, insieme ad un nutrito gruppo di discepoli provenienti in gran parte dalla città di Mitilene nell'isola di Lesbo dove egli aveva precedentemente installato una sua scuola. Nella metropoli greca, Epicuro acquistò per 80.000 una casa con giardino, che diventò la sede della sua nuova scuola, conosciuta nell'antichità appunto con il nome di giardino. Alla sua morte, nel 271 a.C., all'età di 70 anni, ne lasciò in eredità la proprietà ai discepoli. La trasmissione delle opere. Epicuro fu scrittore prolifico. Secondo le fonti, egli avrebbe scritto ben 300 libri, di cui tuttavia ci rimangono solo alcuni titoli. Possediamo per intero soltanto tre lettere a Menecio, a Erodoto e a Pitocle, che insieme a 40 massime capitali, in greco chiriai doxai ci sono state trasmesse da Diogene Laerzio, il quale, evidentemente, nutriva una particolare ammirazione per il nostro filosofo, tanto da dedicargli un intero capitolo della sua monumentale opera. Nella lettera a Erodoto sono esposte le dottrine fisiche e gnosiologiche dell'epicureismo, la lettera a Pitocle tratta dei fenomeni celesti e meteorologici, e quella a Menesio è incentrata sull'etica e contiene l'esposizione del celebre tetrafarmaco epicureo. Un'altra raccolta di 81 massime, solo in parte corrispondenti con le 40 massime capitali, fu scoperta nel 1888 all'interno di un manoscritto conservato nella Biblioteca Vaticana ed è conosciuta dunque come Gnomologio Vaticano. I ritrovamenti archeologici. Un contributo importante alla conoscenza della letteratura epicurea è stato dato dagli scavi archeologici. Ad Ercolano, nei pressi di Napoli, nel XVIII secolo, fu riportata alla luce una villa con una biblioteca contenente vari testi attribuiti a Filodemo di Gadara, un epicureo del I secolo a.C insieme ad innumerevoli papiri con frammenti dell'opera principale di Epicuro sulla natura e altre lettere. L'analisi dei papiri, che richiede un paziente lavoro di ricostruzione filologica, è ancora in corso. Un altro ritrovamento di un certo rilievo è avvenuto nel 1884 a Enoanda in Licia, nell'odierna Turchia. Alcune lastre di pietra, adornanti un portico, recano incisi testi di Epicuro, tra cui una lettera alla madre e di Diogene, il ricco possidente che fece realizzare l'opera grafica affinché i concittadini se ne potessero giovare. Infine, poiché la dottrina epicurea rimase nel tempo assai fedele alla lettera del maestro, senza subire mutamenti irrilevanti, per ricostruire il pensiero del nostro filosofo ci si può avvalere del Dererum Natura di Tito Lucrezio Caro e delle opere di Cicerone, Plutarco e Sesto Empirico. Le edizioni critiche del Corpus Epicureo. La prima edizione critica dei testi epicurei fu pubblicata a Lipsia nel 1887 dal filologo tedesco Hermann Karl Usener, 1834-1905, col titolo di Epicurea. In essa sono raccolte le tre lettere di Epicuro, tramandate da Diogene Laerzio, cui seguono i numerosi frammenti delle opere e delle lettere perdute, provenienti in gran parte dai papiri ercolanesi, nonché il testamento di Epicuro. Quindi, i frammenti provenienti dalle opere incerte, suddivise per argomento. Inoltre, la vita di Epicuro di Diogene Laerzio è quella riportata nel codice Suda, una specie di enciclopedia storica risalente al X secolo d.C. e scritta in greco bizantino. Le edizioni successive si rifanno all'opera di Usener. Per questo, nella classificazione dei frammenti epicurei, si utilizza convenzionalmente la sigla US, proceduta dal numero stabilito dal filologo tedesco. I generi letterari. Le fonti ci hanno restituito testi classificabili secondo diversi generi letterari. I testi più corposi, le lettere, appartengono senz'altro al genere filosofico epistolare. Le massime sono riconducibili a quello aforistico o gnomologico, di intonazione moralistica, mentre i frammenti delle opere perdute sembrano piuttosto stralci di ampi trattati scientifici. Il punto di partenza, un'esperienza concreta cui segue una scelta di vita. Quello che la carne sperimenta. Il filo conduttore della speculazione epicurea parte da una esperienza concreta, comune a tutti gli esseri umani, quella della carne. Sarkos Grida la carne, non avere fame, non avere sete, non avere freddo. Chi abbia queste cose e speri di averle, anche con Zeus può gareggiare in felicità. Gnomologio Vaticano 33. La carne qui non corrisponde ad una parte della persona, platonicamente intesa come anima separata dal corpo ma all'individuo nella sua interezza. L'esperienza fondamentale che ciascuno di noi può sperimentare senza la mediazione di alcuna forma di ragionamento astratto consiste nel rapporto con la propria corporeità. È nella carne che le idee come dolore e piacere trovano un significato immediatamente comprensibile a tutti. In tal senso, Ciò che proviamo col corpo e nel corpo rappresenta una specie di livello zero su cui si fonda ogni forma di umana conoscenza. Nell'esperienza della fame, della sete, del freddo, siamo più nudamente esseri umani, al di là di ogni ulteriore distinzione di sesso, di gruppo etnico o di posizione sociale. Corpo e anima a livello zero sono un tutt'uno. Com'è vero che non vi è alcuna sofferenza senza coscienza della stessa, già che soffriamo veramente soltanto quando sentiamo, sappiamo di stare soffrendo. Questa, dunque, l'esperienza. Evidente di per sé, essa non necessita di alcuna dimostrazione teoretica. La scelta, fuggire il dolore. La scelta è assolutamente conseguente all'esperienza. Al grido della carne non si può non rispondere. Scegliere di rispondere significa assumere comportamenti atti a liberare la carne dalla sofferenza, come saziare la fame, spegnere la sete, riscaldarsi al focolare. In queste azioni consiste concretamente il piacere. Nell'accezione epicurea, esso si ottiene ristabilendo il naturale equilibrio del proprio essere con il soddisfare, in primo luogo, i bisogni essenziali della corporeità. Il bene, come astrazione in senso socratico e platonico, non ha alcun significato. Per Epicuro, esso coincide con con il concreto interesse dell'individuo, con ciò che propriamente può essergli utile, ovvero con ciò che gli procura piacere, annullando il dolore. La filosofia concepita come ricerca razionale del piacere. La filosofia, allora, sarà intesa dagli epicurei come ricerca razionale del piacere. Ricercare razionalmente il piacere significa imparare a distinguere in cosa esso realmente consista, sgombrando il campo da ciò che è illusorio. Il solo vero piacere è il puro e semplice piacere di esistere, ed è definito in termini sottrattivi o privativi. Difatti, i vocaboli utilizzati per indicare quello stato che noi chiamiamo di benessere o di felicità sono aponia, assenza di dolore nel corpo, e atarassia, assenza di turbamento nell'anima. In greco e nelle parole derivate dal greco, l'alfa ha valore di prefisso negativo. Come dire, al piacere supremo Arriviamo per sottrazione di dolore fisico e di inquietudine spirituale. Il limite in grandezza dei piaceri e la detrazione di ogni dolore. E dovunque è piacere e per tutto il tempo che persiste non c'è né dolore fisico né spirituale né ambedue. Massime capitali 3 Causa delle molteplici sofferenze che affliggono l'umanità è, dunque, l'ignoranza di cosa sia il vero piacere e la conseguente ricerca affannosa di quei piaceri fittizi o instabili da cui Epicuro ci mette in guardia. Si è infelici per tre fondamentali motivi: perché non ci si sente soddisfatti di ciò che si è o si ha e si cade preda di desideri innaturali perché ci si pone mete al desiderare che si situano al di là della nostra portata, perché infine si vive nella perenne angoscia di perdere quel che si ha. Per questo la radice della sofferenza è nell'animo delle persone, iscritta nella loro inadeguata visione del mondo. Spinta da opinioni vuote, la gran parte degli uomini si condanna ad una vita di sofferenza, quando invece potrebbe cogliere il frutto della felicità, che è sempre alla nostra portata. Ed è questa la funzione che Epicuro assegnerà alla filosofia, curare la sofferenza attraverso la rimozione delle sue cause, ovvero delle false opinioni. La, la filosofia medicina dell'anima. La filosofia sarà dunque concepita come terapia spirituale, una pratica conoscitiva che ha senso perseguire in quanto efficace nella eliminazione del mal del vivere. L'approccio del maestro di filosofia alla malattia assomiglia a quello del medico empirista della scuola di Ippocrate. Si parte dal riconoscimento dei sintomi, anamnesi, si passa all'individuazione delle cause della malattia, diagnosi, si ipotizza l'ulteriore sviluppo del male, prognosi, ed infine si prescrive un percorso terapeutico. La sofferenza spirituale e fisica è il sintomo, l'ignoranza di cosa sia bene, l'uomo e di quale sia il reale significato dei fenomeni naturali, ne è la causa. Il perdurare del sintomo e l'infelicità, il destino che attende coloro che non si preoccupano di rimuovere l'ignoranza dedicandosi alla filosofia, il mettere in pratica la dottrina di Epicuro, il rimedio. Vano è il discorso di quel filosofo che non cura le passioni dell'uomo, come infatti non c'è alcun vantaggio dalla medicina che non cura le malattie dei corpi, così nemmeno dalla filosofia, se non caccia la passione dell'anima. Frammento 221. Usener. L'etica. La distinzione tra piacere catastematico e piacere cinematico. L'etica epicurea è definita, ovvero fondata sul piacere, in greco edonè. Si tratta di un concetto fondamentale dal momento che sulla possibilità di stabilire cosa sia autenticamente piacere, si fonda, in ultimo, l'efficacia terapeutica della dottrina. Epicuro distingue due diversi generi di piacere, in movimento, cinematico, e in stato di equilibrio, catastematico. I primi appaiono sì dolci e lusinghieri, ma provocano un'eccitazione violenta ed effimera che in ultimo genera dolore e insoddisfazione senza mantenere la promessa iniziale. L'ebbrezza data dall'assunzione smodata di alcol, per esempio, si manifesta in principio piacevole ed attraente, ma il malessere fisico e lo stato di prostrazione che subentrano successivamente fanno sì che il bilancio dell'azione sia decisamente negativo. Insomma, chi beve per dimenticare, in realtà finisce con l'incrementare la quantità di dolore da sopportare. Al contrario, il piacere a riposo, senza stimoli eccessivi, è duraturo, stabile, pienamente appagante. Si tratta della nostra condizione naturale, niente di speciale. Il suo raggiungimento è semplice da ottenere, basta non avere fame, non avere sete, non avere freddo. Godersi, per così dire, l'assenza di dolore, quello stato di salute. Di energia e di tranquillità che in genere finiamo con l'apprezzare soltanto quando una malattia un infortunio o una preoccupazione ce ne privano come chiaramente espresso nella celebre lettera a Meneceo perché è in vista di questo che compiamo tutte le nostre azioni per non soffrire né avere turbamento quando ciò noi avremo Ogni tempesta dell'anima si placherà, non avendo allora l'essere animato alcuna cosa da appetire come a lui mancante, né altro da cercare con cui rendere completo il bene dell'anima e del corpo. E allora, infatti, che abbiamo bisogno del piacere, quando soffriamo perché esso non c'è, quando non soffriamo non abbiamo bisogno del piacere. Il vero piacere consiste nell'assenza di dolore fisico e di inquietudine spirituale. Questa condizione di assoluta tranquillità, determinata dal piacere inteso come annullamento del dolore, è per l'uomo in carne ed ossa il bene in sé. Esso è qui ed ora, alla nostra portata, ci dice Picuro non sperduto tra le nebbie di qualche improbabile iperuranio. E si tratta di un bene assoluto, perché è perfetto, completo, non può essere accresciuto sommandovi altri piaceri. Il piacere catastematico si contrappone a quello cinematico, in un certo senso, come l'essere si contrappone al divenire, il perfetto all'imperfetto ciò che è fuori del tempo a ciò che è temporale. Al lettore moderno, che è abituato a dare un significato unilaterale all'idea di piacere, assimilandolo di fatto al piacere cinematico, una tale concezione potrà risultare difficile da comprendere. Cosa ci sarebbe di straordinario nel, nel semplice non sentire dolore? Il punto è proprio questo, nulla di straordinario. Se non quella sensazione, peraltro difficile da descrivere, che corrisponde al puro piacere di essere al mondo, di respirare liberamente e pacatamente, sentendosi parte del tutto. Una sensazione che potremmo definire di pieno benessere spirituale, come se, non avendo un oggetto particolare cui attaccarsi col desiderio, la coscienza del singolo si potesse espandere in maniera indefinita, cosmica. Felicità come atarassia. Al piacere catastematico corrisponde quella che possiamo altrimenti chiamare serenità o tranquillità dell'animo. Vale la pena ricordare che il termine utilizzato da Epicuro è atarassia, alla lettera assenza di turbamento. A differenza di serenità, esso ha una chiara connotazione negativa, sottrattiva. Come dire, la felicità è lì, basta eliminare il di più. Ciò che disturba il nostro naturale modo d'essere. La disciplina dei desideri. Nonostante tutto, conseguire lo stato di atarassia non è affatto semplice. Occorre sottoporsi ad una severa ascesi dei desideri, ossia esercitarsi. Questo è il significato etimologico di ascesi dal verbo greco ascheo, esercitare. Prima di tutto, occorre esercitarsi a distinguere la loro diversa natura. Per Epicuro, Esistono desideri naturali e necessari, naturali e non necessari, e desideri vuoti, né naturali né necessari. Naturali e necessari sono tutti quei desideri la cui mancata soddisfazione produce sofferenza, di cibo, di acqua, di riposo, desiderio di un rifugio, eccetera, eccetera naturali ma non necessari, quelli che, pur essendo conformi alla nostra fisiologia, possono essere messi da parte o posticipati senza che ciò generi sofferenza. Per esempio il desiderio di assaggiare un piatto ricercato succulento, di vivere in una dimora particolarmente confortevole o ancora il desiderio sessuale. Totalmente vuoti, perché fondati su false opinioni sono invece desideri quali ricchezza, notorietà, successo, immortalità. A secondare tali desideri non elimina la sofferenza, bensì ne produce di nuova, perché essi, non essendo naturali, non possono essere realmente soddisfatti. Chi corre dietro al denaro, per esempio, per quanto ne possa accumulare in cassaforte, troverà sempre qualcuno più ricco di lui. Il suo desiderio, in quanto illusorio, è destinato a rimanere inappagato. Saggezza è saper distinguere le diverse tipologie di desideri. Comprendere la distinzione tra le differenti specie di desideri, dunque, è fondamentale per conseguire la tranquillità dell'animo che si otterrà appunto soddisfacendo i desideri naturali e necessari, limitando quelli naturali ma non necessari e liberandosi del tutto da quelli non naturali né necessari. Per fortuna, afferma Epicuro, la beata natura ha fatto sì che le cose necessarie fossero facilmente procacciabili e quelle difficilmente ottenibili le ha rese non necessarie. In questa pratica consiste la suprema virtù o saggezza, in greco fronesis. Saggezza è essere prudenti, sapersi orientare in maniera lungimirante tra piaceri e dolori, effettuando, quando è necessario, un calcolo ed una valutazione degli utili. A volte sopportare un piccolo dolore oggi può procurare un grande bene domani o viceversa. Il saggio è autarchico, ossia libero dalla schiavitù dei desideri vani. Il saggio impara a rendersi quanto più possibile indipendente dai desideri, ad accontentarsi del poco per non aver a soffrire in tempi di penuria e per accogliere con maggior gioia le vacche grasse. Tale ideale di saggezza è definito autarcheia, indipendenza, autosufficienza. Vale solo la pena di notare, infine, che nessuna immagine è più lontana dalla realtà storica dell'epicureo, inteso come gaudente, libertino e materialista, dedito a piaceri volgari della tavola, del vino, dell'erotismo. Tale immagine, giunta sino a noi attraverso secoli di letteratura polemista di impronte cristiana, volta a denigrare le filosofie non assimilabili all'ideale evangelico o piuttosto alla dottrina della Chiesa, non era di certo estranea ai contemporanei di Epicuro né a quelli dei suoi successori. Tracce di tali polemiche, soprattutto tra scuola epicurea e scuola stoica, si trovano abbondanti nella letteratura filosofica antica e tardo antica. A sgombrare il campo da ogni possibile fraintendimento provvide lo stesso Epicuro, rivolgendosi all'amico meneceo. Poiché non banchetti e feste continue, né il godersi fanciulli e donne, né pesci e tutto quanto offre una lauta mensa da vita felice, ma saggio calcolo che indaga le cause di ogni atto di scelta e di rifiuto, che scacci le false opinioni dalle quali nasce quel grande turbamento che prende le anime. Lettera a Menecio. La fisica. La fisica serve a curare l'inquietudine generata dall'ignoranza intorno ai fenomeni naturali. Ma la nostra tranquillità d'animo è minacciata dalla paura. Soddisfare i desideri, lasciando però che la paura continui ad albergare nella nostra anima, rende vano ogni tentativo di conseguire l'imperturbabilità. Le principali paure che affliggono gli uomini sono legate a ciò che appare sconosciuto e, in quanto tale, minaccioso. La morte e l'oltretomba, la divinità, la fragilità umana, la malattia e il dolore. Per aiutare a guarire da tali malattie, Epicuro appronta il cosiddetto tetrafarmaco, o quattruplice rimedio. La conoscenza della natura, ossia lo studio della fisica. Non è fine a se stesso. Esso serve a curare la radice di tutti i mali, l'ignoranza. Già che l'ignoranza genera la paura, e la paura è dolorosa. Se non servisse a migliorare la propria condizione esistenziale, lo studio della natura non avrebbe senso. La fisica è dunque in funzione dell'etica ha anch'essa un valore terapeutico nella misura in cui ci aiuta a combattere l'ignoranza su due fronti. Il primo è rappresentato dall'ignoranza del mondo, con cui l'uomo è chiamato, volente o nolente, a rapportarsi e di fronte al quale egli è impotente, la morte e il divino. Il secondo fronte, invece, riguarda la natura propria dell'uomo, che non è possibile mutare, ma che si può imparare a gestire facendo proprio alcuni principi dell'etica epicurea. Essi riguardano, come abbiamo visto, il principio di piacere e dolore. Nel primo caso, conoscere la vera natura del fenomeno che chiamiamo morte in contrapposizione a vita e comprendere l'essenza del divino e con esso il retto atteggiamento da tenere nei confronti degli dei, è utile a liberarsi dal terrore e dalle ansie con cui sono costretti a convivere coloro che sono afflitti da ignoranza e superstizione. Come dire, la realtà non si può cambiare, ma si può provare a cambiare il modo con cui ad essa ci rapportiamo, eliminando quel surplus di sofferenza che deriva da una errata visione della stessa. Per esempio. Non posso evitare di dover morire un giorno. Posso però provare nel quotidiano a lavorare filosoficamente sulla paura della morte, trascorrendo in maniera lieta il tempo che mi sarà concesso. Il tetrafarmaco, una cura contro i mali derivanti da superstizione e ignoranza. Il tetrafarmaco di Epicuro, in sintesi, Cura la principale causa del male di vivere, ossia la paura nelle sue quattro forme principali. Paura della morte, paura degli dèi, paura di non poter raggiungere la felicità, paura del dolore. In linea con l'atomismo democriteo, la morte è un semplice fenomeno fisico. Riprendendo l'atomismo democriteo, seppure con alcune importanti innovazioni di cui diremo in seguito, Epicuro riduce la morte ad un fatto puramente fisico e meccanico. L'anima umana, come il corpo, è composta da atomi, seppur dotati di una maggiore sottigliezza e mobilità. Quando tale composto si disgrega, il precedente aggregato semplicemente cessa di esistere. Non vi è alcun reale passaggio dall'essere al non essere, né dal non essere all'essere al momento della nascita, perché l'essere, come aveva mostrato Parmenide, non può annullarsi nel suo contrario, né provenire da esso. Così gli atomi non si creano, né si distruggono, né mutano le loro caratteristiche fondamentali, peso, forma e grandezza. Semplicemente, cambiano disposizione nello spazio, disponendosi a nuove aggregazioni. L'evidenza della ragion pura è salva, così come quella dei sensi. Il mutamento di forma dal vivo al morto, dalla persona che respira, si nutre, parla e magari ci sorride in questo preciso momento alla fissità del cadavere, è altrettanto giustificata. I nostri sensi percepiscono un cambio di stato nella materia. Pertanto non c'è nulla da temere nel fatto di dover morire. Ebbene, la morte è nulla per noi, nulla, perché essa rappresenta, per così dire, lo stadio successivo alla nostra presenza. Quando siamo presenti noi e abbiamo coscienza della nostra presenza, la morte non è presente. Quando essa è presente insieme all'aggregato materiale che fu l'anima, è svanita ogni nostra coscienza. Della morte quindi è vano preoccuparsi, essa non può arrecarci alcun male, né fisico né psichico, perché rappresenta di fatto la cessazione di ogni forma di sensibilità e coscienza. Né ha senso angosciarsi vagheggiando di mondi ultraterreni in cui l'anima errerebbe dopo la morte ricevendo premi o castighi divini. Ogni superstizione legata all'oltretomba è priva di senso. L'unica cosa di cui effettivamente dovremmo prenderci cura, come si diceva, è il pensiero della morte e la sofferenza psichica adesso connessa. Ma per questo il rimedio approntato da Epicuro è più che sufficiente. Basta interiorizzare il principio che la morte è nulla per noi e concentrarsi sulla magnificenza dell'attimo presente. Anche gli dei sono esseri materiali. Pure gli dei sono composti di atomi, ma la loro materia è in condizioni di stabilità. A questo si riduce il concetto di immortalità. Essi esistono realmente, l'accusa di ateismo che sarà rivolta agli epicurei è peraltro infondata, giacché chiara immagine ne hanno gli uomini di ogni tempo, cultura, etnia, nazione. Beatamente assisi negli intermondi, gli dèi non si interessano alle vicende umane. Gli dèi, dunque, esistono nelle forme e fattezze immaginate dagli uomini, ma essendo immortali, essi non si collocano nel nostro stesso mondo. Tra gli innumerevoli mondi, cui gli atomi danno origine, esistono delle zone franche, denominate intermundi, in cui le divinità trascorrono beatamente l'eternità in uno stato di perfetto piacere catastematico. Gli dèi, Insomma, rappresentano il modello del saggio epicureo elevato all'ennesima potenza, un modello da venerare ed imitare, non certo da temere, poiché essi, nella pienezza della loro beatitudine, non si curano minimamente delle faccende umane, guardandosi bene dal dispensare ricompense o punizioni ultraterrene. Una teologia contraria alle credenze e alle superstizioni popolari. L'atomismo epicureo non lascia alcuno spazio alla superstizione. Il cosmo è regolato da forze puramente materiali. Non c'è spazio, quindi, per forme di causalità di tipo teologico o morale. I concetti di bene e di male, come abbiamo visto, hanno senso soltanto in relazione al dolore o all'assenza di dolore individuale. Risulta quindi inconcepibile che il bene si configuri come obbedienza alla volontà divina e il male come disobbedienza. Il Dio, del resto, non ha alcun bisogno dell'uomo. Che il fedele preghi, faccia sacrifici, offerte votive, penitenze, non lo tocca affatto. In un contesto teologico del genere, L'unico atto religioso veramente significativo consiste in una adorazione piena di gratitudine, non perché il Dio si muova a compassione per il fedele adorante, ma perché Egli, nella sua immobile perfezione, continui a mostrargli la via ad una vita colma di beatitudine. Il religioso invece è l'atteggiamento di chi scioccamente attribuisce agli dei sentimenti, emozioni ed opinioni degne del volgo. La critica alla religione popolare e misterica non poteva essere più netta. Il piacere è facile da conseguire. Vana dunque è la paura del divino, così come quella della morte è facile da conseguire, con un retto atteggiamento ed uno stile di vita disciplinato, come si è mostrato nel paragrafo precedente, ciò che dipende da ciascuno di noi, assaporare, fino in fondo, il piacere di essere vivi. Il dolore fisico è sopportabile, se si cronicizza, oppure, breve, se acuto. La paura del dolore fisico, in ultimo, viene allontanata per mezzo di questo ragionamento, non dura ininterrottamente il dolore della carne, ma il massimo rimane il minimo tempo, e quello che appena supera il piacere della carne non dura molti giorni. Anzi, le lunghe malattie danno alla carne più piacere che dolore. Massime Capitali Quarta. Il dolore acuto è per sua natura assai limitato nel tempo. Ad un dolore cronico, invece, ci si fa l'abitudine. Inutile quindi aver paura del dolore, presentandolo come quando esso non è presente o aggravandolo della sofferenza psicologica che deriva dalla paura quando esso si manifesta. Come conciliare il meccanismo della fisica epicorea con la libertà morale? Allontanare la paura contrapponendone una condotta di vita sobria e ragionevole dipende da noi, si diceva poc'anzi. Ma come conciliare la libertà di scelta, che è necessario presupporre a fondamento di qualsivoglia dottrina etica, con il meccanicismo implicato dal materialismo atomistico? Detto altrimenti, se ogni fenomeno fisico e psichico è riducibile ad un cozzare di atomi, tra loro e spiegabile meccanicamente in termini di causa-effetto. Quale spazio rimane per la scelta etica? Potrebbe sembrare questione di poco conto, ma essa rappresenta un punto di contatto essenziale tra fisica ed etica epicurea e determina, di fatto, la principale innovazione apportata da Epicuro alla teoria atomistica di Democrito. Il clinamen come principio di casualità. Secondo Epicuro, gli atomi, di numero infinito e di diversa figura e grandezza, sono intrinsecamente dotati di peso. In questo si differenziano dagli atomi democritei, il cui movimento rappresentava, per così dire, una caratteristica ad essi connaturata e non andava ulteriormente spiegato. Gli atomi dunque si muovono nell'immensità dello spazio vuoto, anch'esso infinito, dal loro, spinti dal loro peso in caduta libera verso un basso assoluto. Il loro moto assomiglia a quello della pioggia in cui le singole gocce d'acqua cadono l'una parallelamente all'altra. Se tale caduta proseguisse indefinitamente, non si avrebbe alcun incontro-scontro di atomi e quindi non si formerebbero aggregati. Ma ad interrompere tale moto, rettilineo, subentra un fenomeno denominato da Epicuro parenclisis, declinazione o spostamento, ma noto, piuttosto, come clinamen, il termine latino introdotto successivamente da Lucrezio nel dererum, natura. Basta tale infinitesimale e impercettibile deviazione per introdurre un fattore casuale all'interno di una visione che altrimenti risulterebbe rigidamente deterministica. Dal Klinamen al principio di indeterminazione di Heisenberg, a prima vista può sembrare che il passo sia... In realtà si tratta di un passo molto breve, per quanto ingenua ed arcaica appaia l'idea di Epicuro. Ci potrebbe stupire, pertanto, scoprire la sua assonanza con il principio di indeterminazione che Werner Heisenberg, considerato uno dei padri della fisica quantistica, arrivò a formulare nel 1926 a quasi 23 secoli di distanza dal nostro filosofo. In base a tale principio è impossibile determinare con esattezza il comportamento di una particella elementare, dal momento che le leggi della fisica classica, quella newtoniana, non si applicano al mondo subatomico. Quello che accade nella regione spazio-temporale dei quanti, dunque, è rimesso al gioco del caso. Il principio di indeterminazione è stato confermato da più di 80 anni di sperimentazioni ed è compatibile coi principali teoremi della fisica contemporanea. Il gioco del caso apre le porte alla libertà di scelta in ambito etico. Ebbene, se gli atomi hanno in sé tale casuale potenzialità, allora diventa possibile interpretare la decisione etica del singolo come atto di libero e casuale arbitrio, che può realizzarsi contemporaneamente sia a livello psichico che corporeo, dal momento che identica è la natura materiale dei due ambiti. Tale concezione colloca l'epicureismo in una posizione terza rispetto al determinismo assoluto della fisica democritea, e al finalismo platonico ed aristotelico. In ambedue i casi, la libertà dell'uomo risulterebbe compromessa, ridotta ad effetto necessario di una causalità efficiente, nel primo caso o di una stringente causalità finale, nel secondo. Se invece si ammette con Epicuro la possibilità di una libera casualità, la scelta morale risulta giustificata e messa a disposizione dell'individuo in carne ed ossa. Per questo è possibile mutare attitudine di pensiero e stile di vita e allontanare da sé, il più possibile, le sofferenze prodotte dall'ignoranza. Un senso di appartenenza cosmica. La consapevolezza di far parte di un cosmo infinito immutabile, fatto di atomi in movimento nel vuoto, cadenti, declinanti o rimbalzanti gli uni sugli altri, in cui nulla s'origina dal nulla e nulla si dissolve nel nulla, ma tutto si trasforma accorpandosi e disgregandosi col malanimo del saggio epicureo di una gioia incommensurabile. Da questo universo omogeneo e circolare, infatti e bandito ogni finalismo. Gli eventi della natura sono perfetti in sé, perché non rimandano a fini ulteriori. Non c'è nulla da realizzare, nessun superiore ordine morale, nessun destino trascendente da compiere. Solo l'attimo presente, in cui lo studio dei fenomeni celesti, diventa giubilante contemplazione, come attestano questi versi tratti dal Dererum Natura. Libro secondo di Lucrezio. E in verità, dato che l'intero spazio è infinito, fuori dalle mura di questo mondo, l'animo cerca di comprendere cosa ci sia più oltre, fin dove la mente voglia protendere il suo sguardo, fin dove il libero slancio dell'animo da sé si avanzi a volo. In primo luogo per noi, da ogni punto, Verso qualunque parte, da entrambi i lati, sopra e sotto, per il tutto non c'è confine, come ho mostrato, e la cosa stessa di per sé a gran voce lo proclama, e la natura dello spazio senza fondo riluce. La canonica. Il materialismo fisico di Epicuro si traduce in sensismo gnoseologico. Con il termine canonica si intende la teoria della conoscenza o gnoseologia di Epicuro. Canonica deriva da canone, che significa appunto criterio standard. Tale criterio, nella visione epicurea, è rigorosamente sensista, ovvero fondato sulla percezione sensibile. Il soggetto conoscente entra in contatto con gli oggetti della conoscenza attraverso i cosiddetti simulacri, eidola, fasci di atomi sottilissimi che, attimo dopo attimo, si staccano dalla superficie degli oggetti e penetrano nei nostri apparati sensoriali, vista, udito, tatto, eccetera. Il criterio di verità ossia ciò che ci permette di stabilire la corrispondenza tra l'immagine che ci formiamo dell'oggetto conosciuto e l'oggetto stesso, risiede nei sensi. Un adeguato approccio empirico, dunque, ci consente di fugare qualsiasi dubbio di tipo conoscitivo. Un certo numero di esperienze ripetute nel tempo, imprimendosi nella memoria, fa sì che la mente elabori delle idee generiche di un determinato oggetto. L'idea di mela, ad esempio, che ci si forma in occasione dello spuntino pomeridiano, deriva dalle reiterate esperienze pregresse con il frutto. Ne percepiamo il colore, la forma, la consistenza, il profumo, il gusto. Queste informazioni sensibili, che derivano dalla natura materiale della mela, danno luogo ad una nozione generica di mela. Che ha un suo corrispettivo anche nel linguaggio parlato. Grazie a tale nozione generica, ciascuno di noi è in grado di anticipare l'esperienza che si appresta a fare, ovvero, riferendoci all'esempio precedente, di pregustare la rotondità, la fragranza e il sapore del frutto. Dall'esperienza sensibile, diretta alle anticipazioni tramite immaginazione. Conoscere in anticipo significa proiettarsi in avanti nel tempo. Nel compiere tale operazione, cui siamo naturalmente predisposti, si dà sempre un certo margine d'errore, perché ciò che immaginiamo non è detto trovi piena conferma attraverso la successiva esperienza. La prolessi o anticipazione di quello che ci apprestiamo a sperimentare va confermato attraverso i sensi. Senza tale conferma si hanno solo mere opinioni. In ultima istanza dunque il canone gnosiologico è la percezione sensoriale ed essa si dà sincronicamente, ovvero nel momento presente. Al materialismo in ambito fisico corrisponde pertanto un rigoroso sensismo in ambito conoscitivo. I ragionamenti astratti si fondano sul principio di analogia. Di alcune nozioni, per esempio il concetto di vuoto o l'idea di, del divino, non si dà esperienza sensoriale diretta. Tuttavia esse si rivelano necessarie ad intendere il significato generale di determinate esperienze. Senza il vuoto, che in quanto non essere non si presta ad alcun riconoscimento sensoriale, non si potrebbe spiegare il movimento degli atomi, evidente di per sé. D'altro canto, la presenza stessa della nozione di divinità in ogni essere umano, al di là di ogni barriera spazio-temporale, essa vale per me oggi e nel luogo in cui mi trovo, così come per un uomo vissuto in Grecia secoli or sono, rimanda inequivocabilmente all'esistenza della stessa divinità. Simili ragionamenti, fondati sul principio dell'analogia, consentono di vagliare le verità che non cadono sotto il dominio dei sensi. Esercizi spirituali e stile di vita nel giardino epicureo. La fisica come esercizio spirituale. Come in tutte le scuole filosofiche dell'antichità, nel giardino di Epicuro ci si dedica innanzitutto agli studi scientifici, a cominciare dalla fisica. L'osservazione dei fenomeni celesti e meteorologici è un atto dotato di una certa sacralità. Significa rivolgersi contemporaneamente alla natura e al divino, entrambi oggetti di ammirazione da parte del filosofo praticante. Per questo l'indagine scientifica di Epicuro sia in ambito naturalistico che gnoseologico, si perfeziona, in ultimo, nella contemplazione. Essa è utile a fugare i turbamenti dai quali l'uomo comune è afflitto, ma ha anche un valore a sé stante, perché conosce, conoscere è pratica bella e piacevole in sé per sé. Fissare lo sguardo su un paesaggio soave aprendo con delicatezza le porte dei sensi alla percezione di ciò che ci sta dinanzi, ci procura una sensazione di pace e di gioia. Allo stesso modo, lasciare che la mente vaghi nell'infinità dell'universo, varcando le soglie del tempo e dello spazio, può farci provare nell'attimo l'ebbrezza dell'immortalità, tanto che in quel momento potremmo gareggiare in felicità con gli dei. Ricordati che sei nato a sorte mortale ed ha finito tempo di vita, ma con i tuoi ragionamenti sulla natura sei sorto all'infinità e all'eternità e hai contemplato tutte le cose che sono ora e che saranno o che furono nel tempo trascorso. Gnomologio Vaticano 10. Il discorso filosofico va interiorizzato attraverso la meditazione. Naturalmente non basta aver preso confidenza con il discorso Logos del filosofo epicureo. Occorre interiorizzarlo attraverso la pratica e l'esercizio costante. La filosofia non consiste in una rassegna di nozioni libresche, formule e concetti astratti. Sviluppare le capacità intellettuali e retoriche dello studente non serve a niente se non provoca un effettivo cambiamento di vita, una conversione in vista della felicità. Il logos epicureo mira ad imprimersi nella carne, a cambiare insieme con lo stile di pensiero le abitudini del neofita. Tale cambiamento si ottiene attraverso l'assidua meditazione sui dogmi della scuola. Data la difficoltà a procurarsi testi scritti, nella scuola epicurea, come altrove, doveva prevalere la trasmissione orale. Occorreva quindi allenare la memoria con appositi esercizi. A questo scopo i discorsi del maestro erano espressi in agili raccolte di massime che il discepolo, all'occorrenza, poteva più facilmente ed efficacemente richiamare alla memoria. La pratica filosofica in comunità si basa sul sentimento dell'amicizia, ma la meditazione non è mai solitaria, la pratica avviene sempre in seno ad una comunità. In essa l'amicizia è il mezzo che mette in comunicazione il discepolo con il maestro e con gli altri discepoli. Nella scuola fondata da Epicuro, il sentimento dell'amicizia non rappresenta soltanto una gioia in sé per sé, bensì uno stimolo concreto a perseguire una vita all'insegna della filosofia, aiutandosi l'un l'altro a superare gli ostacoli che la vita a volte frappone in vista del conseguimento della felicità. L'amicizia, filia, è detta bene immortale ed è indisgiungibile dalla saggezza fronesis che pure come bene mortale è collocata su un gradino più in basso nella scala dei valori epicurei. A sottolineare verosimilmente il prevalere della dimensione comunitaria su quello strettamente individuale. A differenza del filosofo cinico, l'epicureo non è un individualista, né ha vocazione monacale. L'amicizia di fatti trascorre per la terra annunciando a tutti noi di destarci per felicitarci gli uni con gli altri. Gnomologio Vaticano 52. Lo stesso Epicuro, come ci testimoniano alcune sue lettere tramandate da Diogene Laerzio, si propone come una sorta di direttore spirituale, sollecito a prendersi cura di amici e familiari, premuroso persino dolce. In punto di morte scrive al discepolo Idomeneo una lettera in cui, dopo aver fatto cenno alla memoria dei colloqui del passato, che gli rende lieta l'ora estrema, nonostante i terribili dolori derivanti dai calcoli renali e dalla dissenteria che lo affliggono, ha la delicatezza di raccomandargli i figli orfani di un altro amico, Metrodoro, affinché egli provveda la loro alle loro necessità al suo posto. Una terapia basata sul dialogo e sull'esame di coscienza. Epicuro non ignora il potere catartico della parola. Il dialogo filosofico all'interno della sua scuola è praticato con dichiarato intento curativo. Conversare significa condividere in spirito di amicizia il logos filosofico da individuo ad individuo e rappresenta di per sé un piacere ineguagliabile. Un'altra pratica in uso presso la comunità epicurea è quella dell'esame di coscienza basato sulla cosiddetta parresia che in greco significa dire la verità, essere sinceri, autentici. Il discepolo ha la possibilità, ha la possibilità di liberarsi del proprio senso di colpa, confessandosi dinanzi ai compagni. In questa maniera si riduce la sofferenza derivante dal conflitto interiore e dall'isolamento cui ciascuno si condanna, chiudendosi nel proprio individualismo. Del resto è esperienza comune a tutti, come la verbalizzazione del proprio vissuto interiore, soprattutto in presenza di situazioni problematiche sia di immediato giovamento all'anima. Essere sinceri, confessare le proprie colpe e accettare i fraterni rimproveri del maestro e dei compagni più anziani ed esperti è una delle principali virtù dell'epicureo, perché solo grazie a questa disposizione di spirito si può effettivamente progredire nel cammino verso la felicità. Il culto del maestro. A questo scopo si arriva addirittura a idolatrare la figura del Maestro. Fa tutto come se Epicuro ti vedesse, consiglierà alcuni secoli dopo il filosofo stoico Seneca all'amico Lucilio. Epicuro diviene così l'incarnazione della saggezza, una sorta di Dio tra gli uomini, ad imitazione del quale occorre improntare la propria scelta di vita. Da qui un certo dogmatismo, ossia una rigidità dottrinale che contraddistinguerà la scuola epicurea sino alla fine. Osservare se stessi. Come abbiamo visto, di fondamentale importanza doveva essere la pratica della disciplina dei desideri. In tal senso, studiare filosofia Significa osservare attentamente la propria interiorità nel vivere quotidiano. Si è epicurei quando si fa colazione, quando si cammina o si sta seduti, quando ci si corica per dormire. Dobbiamo immaginarci persone in carne ed ossa, impegnate nella conoscenza di se stesse. La via epicurea, in questa maniera, si innesta sul solco tracciato dallo gnosis auton, conosci te stesso, della tradizione delfica e socratica. Uno stile di vita frugale. Lo stile di vita epicureo, ci testimoniano le fonti, è contraddistinto da un'alimentazione frugale. Un pane fragrante accompagnato da acqua limpida sono più che sufficienti a spegnere fame e sete e con un pentolino di cacio si banchetta. Soddisfarre con moderazione ai propri bisogni in modo da mantenersi in uno stato di aponia, assenza di dolore fisico, basta garantirci contro i mali del corpo. Vivi nascosto. La rinuncia al soddisfacimento di quei bisogni che Epicuro classifica come né naturali né necessari fa sì che l'adepto si tenga lontano dai grattacapi e dalle preoccupazioni che rendono amara la vita. Di chi è sempre in cerca di riconoscimenti sociali, cariche istituzionali, denaro, successo, potere. L'alzebiosas, vivi standotone nascosto, recita una celebre massima. Il che non significa necessariamente, come si è spesso sostenuto, che Epicuro inviti a disinteressarsi egoisticamente della buona politica. Il criterio naturale della vita associata è l'utilità. Su di essa si fondano il diritto positivo e le leggi. Esse sono convenzionali e mutano da popolo a popolo. Ma ad ogni latitudine servono a garantirci gli agi e le mutue opportunità offerte dal vivere insieme. Come dire, la buona politica consiste nel cooperare avendo di mira l'interesse comune. E non nella ricerca del potere o dell'interesse personale. Una comunità aperta, inclusiva e cosmopolita. Peraltro, come si è visto, la vita dell'Epicureo trascorre in compagnia, allietata dalla gioia insuperabile dell'amicizia e della condivisione. Il giardino di Epicuro, a differenza dell'Accademia Platonica o del Liceo Aristotelico, le fonti ce lo rappresentano aperto alla più vasta umanità. Senza barriere di tipo sociale, intellettuale o sessista. Per aderire all'epicureismo, insomma, non occorreva essere di buona famiglia, né avere un quoziente intellettivo particolarmente alto, né essere uomini liberi. Sappiamo, infatti, che il giardino era frequentato anche da persone semplici, schiavi, donne sposate e persino cortigiane, come una tale Leonzio, rappresentata dal pittore Teoro in posa meditativa. Nella famiglia era considerata d'ostacolo, quantunque pare che Epicuro abbia rinunciato a formarsene una sua propria. Da ciò si ricava l'ispirazione cosmopolita della dottrina epicurea, la sua vocazione universale conforme allo spirito prima ellenistico e successivamente romano imperiale. Mentre altre scuole filosofiche si mantennero per tutta la loro plurisecolare esistenza elitarie ed esclusiviste, L'epicureismo ebbe ampia diffusione nel mondo antico. Il dererum natura del poeta latino tito Lucrezio Caro e le iscrizioni che il ricco epicureo Diogene fece scolpire sulle pareti di un portico nella città di Noanda in Asia Minore, per diffondere la dottrina, sono testimonianza dell'ardore missionario che dovette animare la scuola, anche a molti secoli di distanza dalla morte del suo fondatore. Vivi l'attimo. Nel raccoglimento e nel pacato godimento dei più elementari piaceri della vita, in buona compagnia, trascorre la vita dell'epicureo. Egli esercita la sua attenzione a focalizzarsi sul momento presente, l'unico veramente esistente, senza curarsi del passato che non è più o del futuro che non è ancora. Con ciò impara a godersi la meraviglia dello stare al mondo. A questa emozione accennerà un altro poeta d'età augustea, Quinto Orazio Flacco, con il celebre Carpe diem, Afferra l'attimo. La meditazione sulla morte, fugace, fugato ogni terrore con il quadruplice rimedio, serve appunto ad apprezzare con maggiore entusiasmo e trasporto l'infinita ricchezza di ciò che si sta vivendo hic et nunc. qui ed ora, pertanto, ci ricorda Epicuro, non bisogna indugiare a dedicarsi alla filosofia né quando si è vecchi né quando si è giovani. Non avremo una seconda chance per essere felici. Si nasce una volta, due volte non è concesso ed è necessario non essere più in eterno. Tu, pur non essendo padrone del tuo domani, procastini la gioia, ma la vita trascorre nell'indugiare e ciascuno di noi muore senza aver mai goduto della pace. Gnomologio Vaticano 14. La filosofia epicurea è tripartita così come tutte le altre filosofie ellenistiche, quindi anche lo Stoicismo per quello che ci interessa, che vuol dire tripartita? Vuol dire che è divisa in tre branche fondamentali. La prima branca si chiama canonica. Canon, canon. Canone, non è quello che si paga alla RAI, o meglio, anche quello che si paga alla Rai. Canone vuol dire è uno standard e il canone. riguarda la sfera della conoscenza o sfera gnosiologica, cioè come funziona la conoscenza umana e come funziona anche la mente umana, quindi conoscenza e logica, gnosiologia e logica. La seconda branca è la fisica, cioè come funziona il mondo là fuori e come funzioniamo noi insieme al mondo, la fisica si occupa della natura, no, fisis, scienza della natura. Ultimo branca, quella diciamo, verso la quale tende tutto il discorso è, lo abbiamo già segnalato, l'etica, cioè la scienza del comportamento. Allora, vedete qual è la logica? Allora, in primis debbo capire come funziona la conoscenza quello che posso conoscere, come lo conosco, quali sono gli strumenti di cui mi servo. In seconda battuta li uso questi strumenti, dopo averli definiti, per approcciare il mondo, la fisica, la natura, sia interna che esterna, evidentemente, perché anche io, anche noi facciamo parte della natura. Quindi, come funziona il mondo? Terza e ultima fase stadio, per così dire, ma in realtà è una conoscenza organica, un tutt'uno, se ci pensate. Eh? Dato che le cose stanno così, ho capito che le cose stanno in una certa maniera, dunque regolerò il mio comportamento, la mia condotta avendo come stella polare la felicità, la realizzazione della buona vita, per così dire, della vita felice, in base a come funziona il mondo. È chiaro? Quindi capite che gnosiologia canon, canonica e fisica sono propedeutiche, cioè sono discorsi preliminari all'etica, non che non siano importanti dal punto di vista teoretico, sono assolutamente importanti e fondanti. Tuttavia, senza il completamento dell'etica, cioè se poi non servono effettivamente a farci raggiungere la felicità, se rimangono sterili perché non comportano alcun cambiamento nella vita di ciascun individuo. Ebbene, potremmo tranquillamente farne a meno. Quindi c'è un ordine ben preciso. La visione di Epicuro è simile a quella di Democrito, che abbiamo studiato a suo tempo, ci ritorniamo velocemente sopra. È una visione sensistica. Dal punto di vista della gnoseologia, dal punto di vista della teoria della conoscenza, si parla di sensismo. Cioè, il termine fondamentale è la sensazione. Sensismo oppure empirismo, l'esperienza. Quindi i sensi sono i canali, i primi canali attraverso cui avviene la conoscenza. Conosciamo il mondo attraverso i sensi. Sensi che ci Permettono di entrare in contatto con il mondo esterno e anche con il mondo interno. Se ci viene il mal di pancia, se abbiamo diciamo, sensazioni interiori, agiamo sempre attraverso i sensi. Poi ci sono i cinque sensi che ci consentono di vedere il mondo circostanze, di ascoltare i colpi di tosse, e di eh, sentire tatto questa o quella cosa, di gustare, di sentire i, i sapori. Di sentire i profumi, gli odori, eccetera, eccetera. La seconda parola chiave che riguarda la fisica è materialismo. Materialismo, ovvero atomismo, cioè il mondo circostante è composto e noi stessi, tutto ciò che esiste, la realtà è composta di atomi. Quindi, ci sono fondamentalmente due concetti: gli atomi e il vuoto, che, come se vi ricordate Democrito Praticamente fanno sono i corrispondenti dell'essere e del non essere di parmenide. L'essere è rappresentato dagli atomi, la bel rotonda sfera di parmenide frantumata in corpuscoli materiali che mantengono la loro consistenza, la loro consistenza ontologica sono materiali, sono materia, e poi c'è il vuoto. Perché evidentemente tutte le cose che esistono derivano dall'aggregazione e poi dalla disgregazione degli atomi, ma gli atomi per potersi aggregare e poi disgregare hanno bisogno dello spazio vuoto, evidentemente. Chiaro? Quindi dal punto di vista conoscitivo parliamo di sensismo, dal punto di vista fisico parliamo di materialismo o atomismo. Poi vediamo l'etica. Quando parleremo di etica parleremo fondamentalmente di edonismo, cioè la concezione di Epicuro è basata sul piacere. Il piacere edonè, poi vediamo che tipo di piacere, in che senso il piacere, eh, questo è un termine molto ambiguo, ambiguo per il modo in cui è stato utilizzato poi successivamente, non è ambiguo se andiamo a leggere Epicuro, Epicuro ne parla in maniera molto chiara l'abbiamo già visto leggendo la lettera a Menecio, cioè lui si occupa il vero piacere, il piacere catastematico che corrisponde all'assenza di dolore, all'assenza di turbamento, dunque eh, il piacere di cui parla Epicuro lo potremmo definire con il termine serenità, pace interiore, no, abbiamo tanti termini per definirlo, non è il piacere volgare o il piacere quello che lui chiama cinematico. Eh, la cinematica è il piacere in movimento, kinesis è il movimento in greco, okay? Il piacere cinematico è per esempio il piacere che proviamo gustando eh, un buon cibo, oppure eh, gustando le gioie dell'amore, ecco quelli sono i piaceri cinematici, in movimento per così dire. Mentre il vero piacere, il piacere sommo, è quello catastematico, cioè l'assenza di turbamento, la serenità. Che assomiglia molto a, a, quasi al nirvana eh, buddista per alcuni versi, eh, per carità poi sono cose diverse. Ma insomma, adesso ci arriviamo: la sensazione, quindi riecheggiamo le considerazioni di Democrito mh, che già conoscete, occorre aver ben chiaro che noi vediamo le forme delle cose e ne facciamo oggetto del pensiero per il fatto che qualcosa sopravviene a noi dall'esterno, cioè noi la mente umana. Il pensiero si applica alle impronte che vengono lasciate nella nostra coscienza, nella nostra mente dalle sensazioni. D'accordo? Quindi il materiale che viene rielaborato dalla ragione, dalla mente, dal ragionamento è il materiale sensibile. Se non avessi le sensazioni, se le sensazioni non mi dessero questo materiale, la mente girerebbe a vuoto, non avrebbe nulla su cui impegnarsi, nulla da rielaborare. Ma poi dice, queste sensazioni si danno nella misura in cui qualcosa di concreto, di materiale, sopravviene a noi dall'esterno. Vediamo in che modo. Non sarebbe possibile che le cose esterne imprimessero in noi la loro natura? la loro forma o il loro colore soltanto per mezzo dell'aria che c'è tra loro e noi, né per mezzo di raggi o correnti di qualsiasi specie che si dipartissero da noi verso di loro. Mentre invece tutto ciò è ben possibile per mezzo di immagini che giungono a noi dagli oggetti esterni, di colore e di forma simile a quelli e di grandezza proporzionata alla nostra vista e alla nostra mente. Cioè, non è il soggetto che proietta fuori di sé strani raggi, strane energie per catturare gli oggetti esterni. Sono gli oggetti esterni, il banco Tania che ho qui davanti, il muro che sta lì dietro, per così dire, a lasciare delle impronte sulla mia sensibilità, sul soggetto conoscente. Chiaro? Eh, adesso vedete come funziona. Posso una cosa? Sì. Qui viene aggiunta una parte in cui si sottolinea il fatto che le cose che noi percepiamo sono tutte quelle che noi possiamo vedere, no? Perché sì, possiamo vedere, e... vedere, ascoltare, fiutare, cioè, toccare. Che ci sono cose che noi non possiamo vedere. Ah, assolutamente sì, cosa che noi non possiamo vedere, che possiamo. Cogliere attraverso il ragionamento puro, o ipotizzare attraverso il ragionamento puro. Epicuro parla così come Democrito, parlano anche di, di astrofisica, del mondo, del, del mondo celeste. Alcune cose le vediamo evidentemente, poi loro non avevano telescopi. E fanno dei discorsi estremamente interessanti, estremamente ricchi, anche sull'infinità dell'universo. È un qualcosa che noi possiamo cogliere attraverso i sensi, è qualcosa a cui possiamo giungere attraverso il ragionamento però non è qualcosa che cogliamo direttamente, come facciamo a cogliere l'infinito attraverso i segni chiaro? Quindi sì, ci sono cose che noi non vediamo Beh, indubbiamente esistono esistono e che ne so, la stella Alfa Centauri adesso se provi a vederla, a coglierla con i sensi non la vedi, forse di notte se non c'è inquinamento luminoso, sei in grado di vederla. Se poi hai un potente telescopio, e lo punti in quella direzione, la vedi ancora meglio, oppure ne cogli il luccichio in qualche parte del cielo, vagamente per così dire. Ciò non toglie che siamo in grado di immaginare, di pensare. Poi, noi oggi abbiamo degli strumenti ottici fantastici che ci consentono di fare delle fotografie. Che, insomma, la via Latte aveva una la sua interezza, cose incredibili, all'epoca non avevano nessuno di questi strumenti evidentemente. Quindi ci sono dei concetti astratti che possiamo pensare, che possiamo immaginare, ma la fonte basilare rimane la sensazione, cioè la ragione, il ragionamento poi si applica ai dati sensibili. Se la nostra mente non avesse dati sensibili che lasciassero le loro impronte, eh, non potremmo ragionare su nulla, perché non avremmo materiale da rielaborare. Cioè le forme della mente, il ragionamento, si basa sui dati materiali e la concezione è esattamente l'opposto di quella di Platone. Mentre per Platone le forme pure sono innate, cioè sono iscritte nella nostra anima perché le abbiamo viste nel mondo, per Uranio, eccetera, eccetera. E quindi le cose sensibili non fanno altro che attivare delle preconoscenze di cui siamo dotati. Quindi diciamo, ah, vedi un essere umano, perché io ho la forma dell'essere umano, e l'essere umano in carne ed ossa mi eh, fa so immaginare, ricordare quella idea lì. Mentre nella visione vigorea, e poi vedremo anche in quella stoica, la fonte della conoscenza è l'esperienza. Quindi le idee che io ho nella mente sono a posteriori rispetto alle sensazioni. Cioè l'idea che mi faccio di essere umano, l'idea che mi faccio di albero, deriva dalla somma di tutti gli alberi, di tutti gli esseri umani di cui ho fatto esperienza fino a quel momento e di cui continuo a fare esperienza. Allora l'idea è una vera e propria astrazione. Sapete cosa significa astrazione? Significa che io, è un'operazione mentale, prendo gli elementi, il minimo comune comun denominatore, di questo o di quella cosa e mi creo una idea astratta, appunto, che è un simbolo, mi sta solo nella mia mente. Se io chiedo a un bambino piccolo di disegnarmi, mi disegni una bambina o un bambino, ti disegnerà uno standard che poi inevitabilmente assomiglierà al suo compagno di classe, a qualche altra persona che lui o lei ha ben presente. D'accordo? Però è uno standard, come dire, è un'immagine, è un simbolo, no? Tutti i simboli sono astratti. La base delle idee è la sensazione, l'esperienza sensibile. Adesso vi, vediamo come funziona l'esperienza sensibile. Tali immagini si muovono con velocità, vengono dall'esterno le immagini. Eh? Per questa ragione danno la visione dell'oggetto nella sua unità e nella, su nella sua contiguità e conservano la corrispondenza con l'oggetto da cui provengono per via del loro stesso appoggiarsi a quello con contiguità commisurata, che ha le sue radici nella vibrazione degli atomi che avviene nella profondità del corpo solido. E questo è estremamente moderno, vedete, vibrazione degli atomi. Voi avete studiato fisica, qualcosa sapete? No, fisica non avete Sì, l'avete studiata la Lo vedete questo oggetto qui, il tavolo? Eh, Teresa? Il tavolo sembra, anzi, è indubbiamente compatto, è liscio. Eh? Noi sappiamo che è formato di atomi. È impenetrabile, non lo posso penetrare con il dito. A differenza di un panetto di burro un po' squagliato, lo posso penetrare con il dito, no? D'accordo, il miele è fluido, ha densità diversa, il tavolo invece evidentemente no. Avete presente come funzionano gli atomi? Di che cosa sono composti gli atomi? Un atomo standard di che cosa è composto? Neuroni sì. protoni e elettroni. I neuroni sono quelli che ti mancano che dovrebbero stare qua dentro ma che ti mancano. Un'altra cosa. I neuroni sono le cellule cerebrali, vabbè, le cellule nervose. Allora, avete presente come è fatto un atomo? C'è al centro un nucleo e intorno c'è un, una specie di. Di orbitanti, una specie di sfera in cui orbitano una serie di elettroni, uno o più elettroni a seconda del tipo di atomo, eh? Sara, la parte più consistente, più diciamo visibile, la parte più importante del, dell'atomo è composta da, da vuoto, non ci sta niente. Come il sistema solare. Il sistema solare è composto dal Sole al centro, i pianeti intorno, la gran parte del sistema solare nella sua eh, diciamo nella sua ampiezza è composto da che cosa? Da niente, da spazi interplanetari o interstellari. Esatto, spazio, questa è, è l'idea, no? E allora gli atomi non sono così solidi come sembrano, sono fondamentalmente vibrazioni e qui sta parlando esattamente della stessa cosa. Vibrano. Allora io quell'oggetto lì mi pare solido in qualche maniera, ma se lo potessi analizzare nella sua struttura, innanzitutto non sarebbe così liscio. Vedrei, se avessi un microscopio che mi allarga mi a Vedere l'immagine nella sua profondità vedrei tanti. Gli atomi sono invisibili al microscopio. Ma vedrei la materia strutturata in una maniera completamente diversa rispetto a come la vedo con la vista normale. D'accordo? La visione che in tal modo otteniamo sia della forma sia delle sue affezioni per un atto di apprensione della mente o dei sensi è la forma stessa del corpo solido. Risultante dalla presenza compatta del simulacro o dai residui di esso. L'inganno e l'errore consistono sempre nel nostro aggiungere alcunché, con l'opinione, a ciò che attende di essere confermato o di non essere smentito, e nel fatto che poi questo qualcosa non sia confermato o riceva prova contraria. La sensazione di per sé è neutra ed è tutto sommato infallibile. Ecco, cioè io non posso non percepire quello che sto percependo in questo momento. Quindi l'esperienza è un qualcosa che conosco direttamente. In che cosa consiste l'errore? L'errore consiste nella precipitazione del giudizio. Che vuol dire precipitazione del giudizio? Dare un giudizio non del tutto corrispondente all'esperienza che ho fatto. Non so, per esempio, io incontro una persona, vedo una persona da lontano, di spalle, che assomiglia a Sara e assomiglia a Sara, però è troppo lontana, ne ho una percezione abbastanza chiara, quindi vedo una ragazza, più o meno alta, con i capelli lunghi che cammina in un certo modo, a una certa distanza. Va bene? Non posso avere la certezza che sia Sara perché la vedo di spalle e la vedo è molto lontana. Non posso nemmeno dubitare dell'immagine che sto vedendo, evidentemente quell'immagine è quell'immagine lì. Punto. Poi se sono mio, beh, evidentemente la vedrò peggio. Se ho una buona vista, la vedo in maniera più chiara, meno sfogata, eccetera, eccetera. Detto questo, qui non c'è né errore né esattezza. L'esattezza o l'errore consistono nel giudizio. Allora, un giudizio errato potrebbe essere to, guarda. Quella lì è sicuramente Sara, ma io non lo so, ma mi rimane nella testa che sia Sara. E dunque la rivedo qualche giorno dopo e dico, ah Sara, sai che ti ho visto l'altro giorno che stavi andando eh, a spasso per le vie di Bracciano, a quell'ora stavi lì. E lei dice, no, io a quell'ora stavo a casa mia a Vegliano, dunque, non potevo essere io, era un'altra persona. Nella mia mente però si era fermata quell'immagine e io quell'immagine l'avevo... Mal giudicata, cioè l'aveva associata alla persona. Ci può anche stare, ma questo è un errore assolutamente veniale, evidentemente non comporta nulla di particolare, d'accordo? Quindi i sensi ci riflettono un'immagine del mondo che è quella che è. Il problema dell'errore, evidentemente, quindi conoscenze erronee sta nel nostro eh, precipitare il giudizio. O nel non sospendere il giudizio a fronte di situazioni incerte oppure nel come dire, prendere fischi per fiaschi nel mal giudicare le impressioni sensibili. Chiaro? E allora, come funziona esattamente l'apparato sensorio? Funziona in questa maniera, sempre in termini materiali, vedete laggiù Ludovica. La vedete tutti quanti. Allora, noi vediamo Ludovica perché costantemente Ludovica è composta di atomi, no? è un corpo materiale come ciascuno di noi, come tutte le cose che ci circondano. E anche l'aria è composta di atomi, anche il mezzo che mi separa Ludovica è composto di atomi, come conosciamo Ludovica. Continuamente una, un flusso ininterrotto di atomi, sottilissimi, si riparte da quel corpo sensibile, e colpisce i miei sensi, li colpisce letteralmente, evidentemente sono atomi quindi sono assolutamente imponderabili e dunque l'immagine che ho di Ludovica mi deriva da questo flusso di atomi, quindi flusso di materia che interagisce sempre in maniera materiale con i miei sensi, d'accordo? È vero, non è vero, come non potremmo Diciamo, riformulare in termini moderni. Per esempio, per i suoni funziona molto bene. Che cosa sono i suoni? Come fate a sentire la mia voce? Poi, che capiate anche quello che dico è un altro discorso. Però, in primo luogo, dovete sentire la voce. Che cos'è la voce? Che cos'è il mio discorso? Dal punto di vista fisico, sono delle onde sonore. Onde sonore che si propagano attraverso un mezzo che, in questo caso qui, è l'aria. Già, se stessimo immersi nell'acqua avremmo maggiore difficoltà perché le onde sonore si propagano in maniera diversa, in maniera più lenta, eccetera, eccetera. Allora, Ludovica, tu ascolti quello che io dico perché le vibrazioni emesse dalle mie corde vocali, dalla fonazione, cioè l'aria, passa attraverso le corde vocali e viene, diciamo, rimodulata, crea delle vibrazioni, queste vibrazioni attraverso il mezzo, aria, giungono fino ai tuoi timpani, alle tue orecchie. Tu hai questa percezione, che quindi è tutta materiale, parliamo di vibrazioni, atomi, vibrazioni, mettiamola in questi termini. Quindi qualcosa di materiale. Se non ci fosse questo mezzo, se stessimo nello spazio vuoto, io potrei parlare quanto mi pare e tu non sentiresti assolutamente nulla. Nello spazio ci sono gli atomi intermedi che sono quelli dell'aria, nel mezzo aria. E se fossimo degli astronauti nello spazio, potremmo. Comunicare soltanto a condizione di avere degli auricolari, una radio, eccetera, eccetera, se no, non potremmo assolutamente parlare. E quindi c'è un dato materiale, evidentemente. La vista, beh, la, la vista, eh, avete presente che cosa sono i fotoni. No? I fotoni sono beh, una scoperta, diciamo, novecentesca, in realtà è una teoria novecentesca. I fotoni sono, diciamo, delle particelle di luce. Effettivamente, noi vediamo. Se stessimo al buio, il buio più pesto, più totale, non vedremmo assolutamente nulla. Qui non potremmo dire laggiù ci sta Teresa, eh, lì ci sta Gaia, lì c'è Sergio, e chi li vede? Al buio non vedo nulla, quindi io vedo che cosa? Questi fotoni che sono, colpiscono i miei sensi, che le chiamiamo luce, e che mi consente di... Eh, distinguere gli oggetti più o meno distanti. Quindi parliamo sempre di una base materiale. Adesso io non sono evidentemente un esperto di fisica, ma il discorso grosso modo è questo. Quindi sì, la, la, le teorie attuali in qualche maniera confermerebbero il discorso di Piguro, solo in qualche maniera e con un linguaggio completamente diverso. Però insomma, per l'epoca è comunque una visione molto, molto interessante. Lo stesso vale per gli altri sensi, no? Per, quindi per il tatto, per il fiuto, no? E, pensate agli odori, anche lì sono delle tracce, delle tracce chimiche, quindi atomi, molecole, no? Noi sentiamo un determinato sapore perché in quel cibo è stata messa una determinata una erba, un condimento particolare e le papille gustative ne percepiscono il sapore a condizione che materialmente ci siano delle tracce eh, di quel determinato alimento, delle tracce chimiche che hanno un determinato odore come tutte le cose, hanno, tutte, le cose tutte le cose biologiche hanno un loro odore no? che noi siamo in grado di percepire fino a un certo punto poi degli animali che hanno un fiuto decisamente più sviluppato ma anche lì il mezzo è assolutamente materiale, chiaro? E quindi tutto è composto di atomi, tutto è costituito di corpi e vuoto, corpi e vuoto, atomi e vuoto. Che i corpi esistano lo attesta di per sé in ogni caso la sensazione, come dicevamo prima, in base alla quale si deve poi arguire col ragionamento ciò che sfugge all'esperienza sensibile, così come si è detto all'inizio. E vedi, era questo che dicevamo prima Alessandra, no? Cioè bisogna arguire con il ragionamento ciò che sfugge. All'esperienza sensibile, perché alcune cose non le vediamo, era l'esempio che facevo prima di Alfa Centauri, o di concetti astratti, come appunto il vuoto, come vedi, il non essere, lo spazio vuoto, come te lo immagini, uno sfondo assolutamente buio, nero, una grande distanza, Ma è difficile anche da afferrare con i sensi: l afferri più con la mente che con i sensi. O meglio, l'afferri in quanto assenza di luce o assenza di corpi, allora dici che l'assenza di corpi, quindi per via negativa, è il vuoto, mettiamola in questi termini. Se poi non esistesse ciò che noi chiamiamo vuoto, o luogo, o natura intangibile, i corpi non avrebbero né dove stare né dove muoversi, così come evidentemente fanno. Cioè se non esistesse il luogo, o vuoto, o spazio, o il non essere per dirla in termini parmenidei, che non è un non essere assoluto, è una vuotezza, ebbene i corpi, cioè cose materiali composte di atomi, non avrebbero né dove stare né dove muoversi. Siccome la natura, tutto quello che ci circonda, funziona per aggregazione e disgregazione di atomi, se non ci fosse il vuoto, il mondo che ci circonda non potrebbe assolutamente funzionare. Tra l'altro, non sarebbe nemmeno statico perché anche la stasi presuppone un luogo, uno spazio da occupare. Quindi il concetto di spazio è preliminare a qualsiasi discorso fisico. Senza lo spazio non, non possiamo parlare di fisica, senza lo spazio non possiamo nemmeno parlare di geometria, peraltro, per no? come, come ve lo immaginate un corpo, fosse pure un triangolo disegnato alla lavagna eh, o un oggetto qualsiasi senza lo spazio. Va bene? Questo sta dicendo Epicuro qui. Epicuro, chi riporta la testimonianza questo è di oggi da Ezio. Oltre a queste due realtà, niente è concepibile, sia direttamente sia per analogia con le cose percepite coi sensi. E tali realtà noi le intendiamo come essenze integrali e non come quelli che diciamo essere i loro attributi, propri o accidentali che siano. Quindi, oltre a queste due realtà, i corpi e il volo, non c'è nient'altro. Quindi vedete tutto... Il, tutto L'ambito del, dello spirito, delle anime, eh, dei concetti astratti, delle idee, no? Quel mondo dualistico al quale ce l'hanno abituati con Platone, e che Aristotele a modo suo riprende, no? Le essenze, le forme, ecco. E, diciamo che Aristotele le fa convivere insieme alla materia, quindi si parla di sinolo di materia e forma. Invece in Epicuro evidentemente tutto è materia. Ecco perché la sua visione è materialistica. Quindi, oltre a queste due realtà, i, i, i corpi materiali, gli atomi e il vuoto, non c'è null'altro di concepibile. Ma, avete capito? Quindi, perché l'epigureismo è stato sottoposto a una vera e propria damnatio memoria? Perché negare la presenza di altre cose oltre alla materia significa escludere. Tutto quel mondo dietro il mondo, il mondo dello spirito, eh, su cui si basa la visione teologica cristiana, oltre che il platonismo e tante altre concezioni. Eh? Credere alle cose visibili e invisibili, non so, gli angeli di che cosa sono fatti, ecco, capite cosa intendiamo dire, no? Quindi tutto il mondo spirituale rimane tagliato fuori. Ora è interessante fare sempre il confronto con la, la contemporaneità che poi, scusate, non è che l'epicureismo, non è che la visione atomistica eh, l'hanno inventata loro, poi a un certo punto è assolutamente passatista, viene messa da parte e così via. Comunque sopravvive: è vero che le opere di Epicuro sono state in gran parte eh, diciamo, sottoposte ad amnazio memoria, eliminate, bruciate, fatte fuori non tramandate e così via, qualcosa è rimasto, l'atomismo classico, il meccanicismo, il meccanicismo classico riemerge in epoca umanistico, rinascimentale, alcuni trattati riemergono, le testimonianze riemergono ed è la lettura e lo studio di questi filosofi che poi produrrà la rivoluzione scientifica tra 500 e 600 e giungerà fino ai giorni nostri. Cioè, oggi la visione atomistica, certo rivisitata, riformulata con strumenti assolutamente diversi, per carità. Ma la visione atomistica è viva e vegeta: nel senso che Epicuro, Democrito e gli atomisti greci sono presi una bella rivincita, ammesso che abbia senso. E ragionare in questi termini no cioè, oggi la nostra visione del mondo è assolutamente compatibile con quella atomistica fermo restando che oggi noi non crediamo nemmeno più negli atomi in sé per sé perché gli atomi li abbiamo sbriciolati nelle cosiddette particelle subatomiche nel senso che il termine greco atomo vuol dire ciò che non posso tagliare oltre cui non posso andare, cioè la particella di materia più infima, più resistente, oltre all'atomo, alfa privativa temno, ciò che non posso tagliare, cioè non posso andare oltre l'atomo, mentre noi siamo andati, noi, eh, diciamo la scienza contemporanea, ha scoperto in realtà particelle subatomiche, cioè sappiamo che l'atomo appunto è composto di altre particelle. Quindi fino ad arrivare all'essenza della materia che è assolutamente confondibile con l'energia, che cos'è il bosone di? X? Cosa sono i quanti? Cioè sono entità che il fisico è in grado di concepire per astratto, ma che noi non siamo minimamente in grado di vedere, di concepire in termini materiali. Siamo andati a un altro, a un altro livello, per così dire che era quello di cui parlava il documentario che avevo fatto vedere. Dei corpi, alcuni sono composti, altri sono gli elementi che danno origine ai composti. Questi sono corpi indivisibili e immutabili dal momento che il tutto non può dissolversi nel nulla. Essi possiedono la capacità di rimanere immutati nel corso della dissoluzione dei composti, avendo natura compatta né essendo in alcun modo suscettibili di dissoluzione. I principi costitutivi dei corpi sono dunque di necessità e nature indivisibili, cioè sono atomi. Chiaro? Quindi noi vediamo gli oggetti. Tutti gli oggetti che vediamo con i quali entriamo in contatto sono composti di atomi. Oltre ai composti di atomi ci stanno gli atomi puri e semplici. Allora, i composti di atomi sono suscettibili di cambiare forma. Gli atomi si possono disgregare e riaggregare in un'altra maniera. Questo tavolo, prima di essere un tavolo, era un albero poi era trasformato in legno, poi la materia è stata lavorata e stata trasformata in un tavolo. Parliamo di atomi aggregati, disgregati e poi riaggregati in una certa maniera. Quello che non posso eh, disgregare, che non posso ulteriormente ridurre, invece è l'atomo in sé per sé. Cioè, oltre a un certo livello, l'atomo non è niente immaginario, è anche vero, nessuno vede l'atomo. Però eh, all'atomo io ci arrivo attraverso un ragionamento. Cioè, non posso ridurre l'essere a nulla. È un ragionamento parmenideo se ci pensate. Quindi, deve esserci tagliando, tagliando, siccome non posso procedere all'infinito, non so se vi ricordate i paradossi di Zenone, per cui il tempo non lo posso, nello spazio non lo posso dividere all'infinito, a un certo punto il coltello mi si ferma, non posso procedere al taglio ulteriore, coltello metafisico per così dire, cioè ci deve essere un'ultima entità resistente a qualsiasi taglio, di cui è composta la realtà. La realtà quindi è composta di altri. Gli atomi evidentemente si aggregano, quindi le cose con cui entriamo in contatto noi sono aggregati di atomi, aggregati macroscopici di atomi, perché gli aggregati microscopici non li vediamo. Te ne so, una cellula o una proteina con un microscopio particolarmente potente, forse qualcuno la vede, no? sicuramente posso vedere i tessuti, ne so, le cellule ematiche le posso vedere, posso vedere i tessuti del corpo umano, ma oltre un certo livello non posso evidentemente scendere. E quindi vuol dire che il vuoto non esiste, no? Che la materia si muove su altra materia. No, 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 il vuoto esiste, altrimenti la materia non si potrebbe muovere, evidentemente, no? Il vuoto è ciò che consente al, agli atomi di aggregarsi, se no, gli atomi non potrebbero riorganizzarsi in alcuna maniera senza il vuoto, rimarrebbero assolutamente fermi. No, se, se io riempio, fa, facciamo un esempio: no? Io ho un un, non so, un bussolotto di plastica, mettiamo questo qui e lo riempio di sabbia. Lo riempio allora, se ci metto un po' di sabbia e lascio metà del contenitore vuoto, poi lo tappo, lo rimescolo. Io sento la sabbia che si muove evidentemente all'interno del bussolotto. Si muove perché perché metà del contenitore è vuoto. Se io invece riempissi fino a massimo all'inverosimile e poi ci metto il tappo quindi la, la sabbia rimane assolutamente compatta, non ha spazio per muoversi e io provassi a muoverlo non, non si muoverebbe e rimarrebbe fermo. Ma comunque non è vuoto, è vuoto rispetto alla quantità di acqua, ma non è vuoto perché ci sono altri armi che non sono quelli del fluido che ci ho messo dentro e quindi comunque non è vuoto. Sì ho capito cosa intendi dire, certo è chiaramente la realtà in cui ci muoviamo noi è una realtà in gran parte piena, nel senso che se non è piena di atomi, eh, non so, quelli che Epicuro definirebbe atomi materiali, è comunque piena di atomi acquei piuttosto che di atomi eh, aeriformi, no? eh, gas, eccetera, eccetera. Eh, rimane il fatto che questa massa di atomi, se la vediamo in termini planetari, se la vediamo da fuori, si aggrega e dà forma a quello che chiamiamo pianeta, nella misura in cui c'è il vuoto intorno. Non so se mi spiego. E il vuoto sta anche negli interstizi della realtà che ci circonda. Non è tutto pieno. Possiamo sostituire il vuoto con il concetto di spazio. Mettiamolo in questi termini. Vedi quello che ha fatto Anna? Anna si è alzata da lì e è andata a gettare il fazzoletto nel cestino. Allora, il fatto che lei si sia potuta muovere da lì fino a lì, ha fatto quel movimento, è perché comunque, diciamo, la, la quantità di materia, la massa di atomi infinita che è presente in questa stanza, comunque sia ha dove spostarsi, perché altrimenti lei sarebbe rimasta, come dire, ferma, pietrificata, immobilizzata. Immaginiamo che questa, che questa stanza sia simile a questa vaschetta qua. Se la riempio fino all'inverosimile di materia, di atomi, e non potrebbe muoversi nulla, lei rimarrebbe al suo posto, io rimarrebbe... saremmo così pietrificati. Ma perché? Cioè, infatti... perché ci deve essere del vuoto, ci deve essere un luogo dove queste masse di atomi, di aria, si spostano per consentire ai miei, alle mie mani, agli oggetti, di muoversi. Se tu fai così con le mani e tutti siete in grado di farlo, sentite la resistenza dell'aria, cioè questa massa di atomi che noi non vediamo né ne percepiamo l'odore evidentemente, quando muoviamo la mano la sentiamo, offre una certa resistenza, altrimenti gli aeroplani non potrebbero volare. Quindi sì, tutto è pieno, però ha la possibilità di spostarti, quando io muovo le mani in questa maniera, l'aria si sposta. Non significa che deve esista un vuoto per cui lei si sposta, può darsi che ci siano che si muovono. Ma tu confondi il vuoto relativo con il vuoto assoluto. Il vuoto assoluto, forse, c'è in qualche regione remota dello spazio. Io non ti saprei dire perché, comunque, anche tra una stella e l'altra c'è della materia interstellare. E anche all'interno del sistema solare ci sono in maniera molto rarefatta delle zone in cui la materia è presente. Poi c'è anche la famosa, la famigerata materia oscura cui non posso dire nulla, non lo dicono nemmeno i fisici, evidentemente, ma ne intuiscono la presenza per motivi gravitazionali, va bene? Detto questo, il vuoto assoluto, ammesso che esista, ammesso che esista, possiamo anche immaginare che da qualche parte ci sia il vuoto assoluto, è un concetto limite, tutto il resto è un vuoto relativo, un vuoto parziale, comunque sia un minimo di vuoto hai ah, presente quei giochini, quel giochino che devi rimettere a posto le caselle, quei numerini da 1 a 12, da 1 a 11 in realtà, e c'è una casella vuota, poi sono tutti mescolati, tipo il, il cubo di Kubrick, no? Che devi mettere a posto tutti i rossi con i rossi, gli arancioni con gli arancioni. Allora, se non hai uno spazio in cui muovere le pedine, eh, non, non puoi agire, è fermo lì così come il gioco della dama ci cioè, devono essere degli spazi vuoti in cui spostare le perine mettiamolo in questi termini vabbè comunque io provo a spiegartelo così però capisco la tua perplessità perché è assolutamente difficile da immaginare difficile da immaginare cerchiamo di capire quello che dice dei corpi alcuni sono composti la stragrande maggioranza dei corpi altri sono gli elementi che danno origine ai composti Ammesso. No, no, io ho parlato del vuoto assoluto, non del vuoto relativo. Eh? Allora, ci sono due tipi di corpi, quelli composti e quelli non composti. Mettiamola così, gli atomi e le molecole. Avete presente cos'è una molecola? Una molecola è un composto di vari atomi, di più atomi. L'acqua, per esempio, è una molecola, H2O. Ci sono due atomi di idrogeno e uno di ossigeno. Va bene? Allora, i corpi sono di due tipi, o composti o semplici. Quelli semplici, indivisibili, sono gli atomi e poi ci sono tutti i corpi che derivano dall'aggregazione di atomi. Questi ultimi, cioè gli atomi, sono indivisibili e immutabili, sono sempre identici a se stessi, non mutano. Un atomo di idrogeno non è che può diventare un atomo di ossigeno, è un atomo di idrogeno. Si può unire un atomo di ossigeno a formare l'acqua. Ma quando la molecola d'acqua venga per qualche maniera sciolta, a quel punto l'atomo di idrogeno torna ad essere un atomo di idrogeno. Non può diventare meno di un atomo di idrogeno. Mettiamolo in questi termini. Dal momento che il tutto non può dissolversi nel nulla, cioè ciò che esiste, la componente minima, il mattoncino minimo della realtà, l'atomo, non può diventare nulla. Nulla si genera dal nulla e l'essere non può annullarsi, non può annichilirsi, non può trasformarsi in non essere, in base al principio di Parmenide. Non fa una grinza, né dal punto di vista logico né dal punto di vista fisico. Essi possiedono la capacità di rimanere immutati nel corso della dissoluzione dei composti, era quello che vi dicevo prima. Quindi gli atomi, i due atomi di idrogeno e l'atomo d'ossigeno si per qualche maniera sciogliessimo la molecola d'acqua, tornerebbero a essere atomi di idrogeno e atomi di ossigeno, senza per questo annichirirsi, senza diventare nulla, per poi, in teoria, potersi successivamente riaggregare, no? I principi costitutivi dei corpi sono dunque di necessità nature indivisibili. Inoltre il tutto è infinito. Perché ciò che è finito ha un limite estremo, e tale limite estremo lo si determina in rapporto con qualcos'altro ma non è possibile conoscere il tutto in rapporto a qualcos'altro si deve perciò ammettere che in quanto non ha un limite estremo esso non ha un limite in assoluto e non avendo limite è infinito e illimitato quindi Ludovica qui è stato detto chiare lettere con un ragionamento che potremmo anche diciamo eventualmente contestare anche se è piuttosto difficile contestarlo Evidentemente è stato detto qui che l'universo è infinito. Questo lo dice nel IV secolo avanti Cristo, con un ragionamento puro e semplice, quindi non abbiamo telescopi, mezzi del genere. L'universo è infinito. Io non lo vedo, eh? Non ho Hubble, però ti posso dire che l'universo è infinito. Perché l'universo è infinito? Cosa che manda ai matti anche gli stessi greci, eh? Vi ricordate la ben rotonda sfera di Parmenide? È assolutamente perfetta, limitata, finita. L'universo di Aristotele? Perfetto, limitato, finito. Ci sono i sette cieli, quello che avete studiato con Dante Alighieri, la Terra è il mezzo, poi c'è il cielo delle stelle fisse, che è una specie di coperchio che chiude la pentola e basta. Dopo c'è il motore immobile. Perché? Perché non... la catena di eventi arriva fino al motore immobile. Oltre a quello non posso andare. Quindi c'è una fine ben precisa. Se non ci fosse una fine il mondo non sarebbe perfetto. Qui invece ti sta dicendo che il mondo è infinito. Perché altrimenti se non fosse infinito dovrei pensare, immaginare un qualche cosa, Ludovica, che determini la fine del mondo. Cos'è che determina la fine del mondo? Se il mondo è composto di spazio vuoto, l'universo, tutto ciò che esiste, è composto di spazio vuoto e atomi. Quale potrebbe essere il termine del vuoto e degli atomi? Dove finisce il vuoto? Dove finisce lo spazio? Cioè io prendo un oggetto, lo, sono, un, sono un Dio, prendo questo oggetto, lo tiro nello spazio, nello spazio vuoto. Questo oggetto per quanto tempo cammina? Dove si ferma? Da nessuna parte. Cioè, per fermarsi dovrebbe andare a sbattere contro le pareti esterne della realtà, dell'universo. E di che cosa sono fatte queste pareti esterne? Dove stanno queste pareti esterne dell'universo? Se tutto è atomo, atomi o vuoto? E' vuoto, atomi e vuoto, dove stanno le pareti esterne? Quale dovrebbe essere il limite? I Non c'è, dunque è infinito. L'universo è infinito. Infiniti sono i mondi infiniti sono gli atomi, evidentemente infiniti sono i mondi, infiniti lo spazio, è una visione grandiosa, a te non convince, e fa bene non convincerti, nel senso che le altre visioni contemporanee sono in gran parte opposte a quella di, di, di Democrito, di Epicuro, cioè, lui, lui qui sta riprendendo semplicemente la visione democritea, eh? ci aggiunge alcune cose, ma insomma, grosso modo stiamo lì. È infinito anche quanto a moltitudine dei corpi e grandezza del vuoto. Qual è il limite del vuoto? Se il vuoto fosse infinito e i corpi limitati, i corpi non troverebbero alcun punto d'arresto, ma vagherebbero dispersi per l'infinito vuoto, non avendo niente che facesse loro da sostegno né che li rimandasse indietro di rimbalzo, che era quello che vi stavo dicendo poc'anzi. Se poi il vuoto fosse finito... Gli infiniti corpi non potrebbero esservi contenuti come ora vi sono. Quindi devono essere infiniti sia i corpi sia il vuoto. Perché se fossero infiniti i corpi, ma il vuoto fosse finito, i corpi non avrebbero luogo dove stare. Cioè non posso concepire l'infinitezza dei corpi, degli atomi e la finitezza del vuoto. Ne posso concepire. L'infinitezza del vuoto unitamente alla finitezza dei corpi, altrimenti i corpi finirebbero col disperdersi e non potersi più aggregare. Non... Se ogni atomo prende una direzione, se ne va nel, nello spazio infinito, non, non ci sarebbe nessuna forma di universo sensibile. Gli atomi si muovono senza posa in eterno, alcuni rimbalzano via lontanissimi gli uni dagli altri. Altri sostengono l'urto di rimbalzo lì dove sono e ciò quando si trovino racchiusi in un complesso intreccio di atomi oppure protetti dagli atomi in al di altri intrecci. Causa di ciò è il vuoto che divide ciascun atomo dall'altro, non essendo la sua natura capace di opporre resistenza alcuna. Mentre è la solidità propria dell'atomo a causare il rimbalzo nell'urto reciproco, fino a che il verificarsi di in un intreccio non arresti il rimbalzo. Dovuto all'urto respingendo gli atomi indietro. Questo moto non ha inizio dal momento che atomi e vuoto sono eterni. Non è che c'è un punto di partenza, non è che c'è una creazione. Gli atomi e il vuoto esistono da sempre e per sempre, non c'è un punto di inizio, un alfa e una omega, d'accordo? Quindi la realtà è quella che è, è sempre stata quella che è e sarà sempre quella che è. Dovrebbe essere più contenuto come ora di nuovo. Ok? Sì. Cioè lui è, è convinto in qualche modo che affinché ci sia un movimento, debba per forza esserci un vuoto. Ma sì. perché non ci si può muovere sopra la materia? muovere solamente cioè la materia si muove solamente se c'è il vuoto, non si può muovere anche se c'è la materia in fondo, sì, questo è la, questa è la stessa obiezione che hai fatto prima. Io ho capito quello che dici allora. Siamo d'accordo sul fatto che tramette ci sia una massa più o meno indeterminata di, di atomi d'aria, un numero pazzesco, non infinito, ma pazzesco, tramette incalcolabile, diciamo. Quindi è tutto pieno, pieno d'aria. Va bene? Allora tu sei in grado di alzarti e di venire qui? Benissimo. Perché sei in grado di farlo? Perché comunque... Gli atomi, le molecole di gas di aria che si interpongono tra te e me, che siamo corpi fisici, quindi penetrati continuamente dall'aria, composti di acqua, eccetera, eccetera, ha uno spazio minimo o massimo in cui spostarsi. Cioè è molto densa, può essere più o meno densa. Qui è molto densa, infatti è impenetrabile. L'aria invece è penetrabile. Beh, questo è impenetrabile, si fa per dire, nel senso che se prendo un trapano, buco il tavolo e gli atomi che compongono le molecole che compongono il tavolo vengono come dire, diventano truciolato, diventano polvere di legno e la punta del trapano passa. La punta del trapano passa e la polvere, il legno diventa polvere, perché comunque c'è un posto dove spostarsi, c'è un luogo ulteriore, per quanto possa sembrarti compatto quell'elemento, quell'aggregato di atomi che chiamiamo tavolo. Mentre per l'aria evidentemente il ragionamento forse è un po' più semplice. Però tutto si può, si sposta, si muove nella misura in cui c'è uno spazio vuoto, che è il contenitore dove avvengono tutte le aggregazioni e le disgregazioni di atomi. Eh, lo so, è difficile. Guarda, eh, per te non esiste e sei in ottima compagnia. Sei in compagnia di Aristotele e di tanti altri pensatori, i quali negano l'esistenza del vuoto. Se ti studi la fisica aristotelica trovi esattamente questo. Quindi una concezione completamente diversa rispetto a quella di figura. Quindi il vuoto non esiste, vuoto assoluto non esiste evidentemente. Tutto è pieno di materia. E quindi gli spostamenti dei corpi sono dovuti al, comunque al fatto che i corpi interagiscono continuamente tra di loro. Ma non c'è il vuoto, perché il vuoto consisterebbe nel, nel non essere. Ecco, mettiamola in questi termini. Quindi, ci sono anche delle fisiche delle concezioni fisiche che vanno in una direzione, che dici tu, se ti può interessare, o dico consolare, perché non si tratta di avere ragione o di avere torto, si tratta di provare a capire la concezione di questo di quel filosofo, dal punto di vista scientifico, perché a poi noi interessa fondamentalmente l'etica, e l'etica è estremamente attuale, ma anche la premessa gnosiologica, la premessa fisica, sono estremamente attuali, comunque sono degli spunti di riflessione interessanti. È chiaro che oggi la visione è molto mutata, le parole che utilizziamo sono molto diverse e le concezioni che abbiamo oggi della fisica sono decisamente più avanzate, no? poi sono matematizzate. Oggi eh, la lettura di un Democrito o di un Epicuro o delle testimonianze di un Epicuro, diciamo, per la vostra professoressa di fisica. Non direbbero nulla di particolare. Però attenzione un fisico, un fisico puro, uno che studia fisica all'università appunto con un approccio diciamo teoretico, e questo tipo di problemi si li pone continua a porsi anche adesso. Cioè, tu vai da un fisico e gli chiedi se a suo avviso, o se è avviso della scienza, l'universo è infinito o finito. E quello ancora non te lo sa dire, o comunque ti può dire, ci sono modelli matematici diversi, secondo un certo modello matematico possiamo supporre che l'universo è infinito, secondo un altro modello matematico l'universo invece è finito, quindi sono delle questioni, questi sono i massimi sistemi, sull'esistenza del vuoto assoluto per esempio, o sull'essenza della materia che continuano a faticare elementi menti dei... Dei, dei, degli scienziati contemporanei che non hanno ancora trovato una soluzione. Dunque i, i problemi posti dai filosofi antichi sono estremamente attuali. Ecco. Quindi se esistesse lo spazio quadro proprio sarebbe come affermare che in qualche modo la materia sarebbe la stessa cosa che in poi, Invece se magari tutto quanto fosse materia significherebbe che a volte gli altri trovano immobili, altre volte poi si aggregano. Guarda, la, il confronto tu lo devi fare, lo devi fare con eh, Parmenide, la ben sfera, la ben rotonda sfera è omogenea, non è più piena da una parte e meno piena da un'altra e assolutamente ha esattamente la stessa consistenza, infatti Zenone ti, ti dimostra per via paradossale, per via di negazione che il movimento è un'illusione, il movimento non esiste, tu dici almeno che le cose si muovono, non esiste. Sembra che la freccia stia volando, in realtà non sta volando, è ferma. E sembra che tu ti possa spostare, è l'illusione che tu ti muovi nello spazio, ma in realtà è tutto fermo, tutto immobile, tutto perfetto. e la bella rotonda sfera di Parmenide significa questo. E ha dei limiti ben determinati, quindi la realtà è assolutamente finita. Qui ti sta dicendo esattamente l'opposto, che la realtà è infinita, che l'universo è infinito. Quindi una concezione del mondo completamente diversa. E come dire, grandiosa per alcuni versi. Quindi non è che tu non sei in buona compagnia, eh? sei in ottima compagnia. Sei in compagnia di Parmenide per un verso, di Aristotele per l'altro, e di tanti altri pensatori, i quali negano l'esistenza del vuoto, perché l'esistenza del vuoto altro non sarebbe che il non essere. E siccome il non essere non lo puoi né pensare né dire, dunque, il vuoto non c'è mentre Epicuro, Epicuro, Democrito, e Epicuro poi riprende la visione atomistica di Democrito, e immagina, pensa, concepisce il, il non essere come vuoto. E il vuoto non è esattamente non essere, è un concetto diverso, ulteriore, non è un non essere assoluto, come dire, il non essere come negazione dell'essere. Il vuoto è un concetto intermedio, il vuoto è qualcosa, lo spazio, possiamo dire che lo spazio non è... Lo spazio è spazio, la natura dello spazio è quella di contenere gli oggetti più o meno determinati. Quindi lo spazio esiste? Beh, in qualche maniera sì. Il tempo in qualche maniera esiste? In una certa maniera sì. Possiamo dire che il tempo e lo spazio sono semplicemente non essere? Non esistono punto e basta? Queste poi sono domande che affaticheranno i filosofi di ogni generazione, di ogni epoca, e ancora oggi... Vai a, dare, vai a trovare la definizione di tempo e di spazio, quella che usate voi in fisica risale ai tempi di Newton, tre secoli fa, oggi la concezione del tempo e dello spazio è completamente diversa, se pensate già alla teoria della relatività di Einstein, eh, per cui eh, evidentemente se io faccio un viaggio interstellare e vado alla velocità della luce, no? E ritorno sul pianeta di partenza, la Terra, dopo aver viaggiato dieci anni alla velocità della luce, eh? Per me sono passati dieci anni, per chi sta sulla Terra magari sono passati cento, quindi le persone che ho lasciato lì le trovo vecchie e decrepite oppure non ci stanno più, mentre io sono, sono invecchiato solo di pochi anni. Perché? Perché evidentemente la velocità eh, interferisce, quindi la, la, la velocità di un corpo interferisce anche con la nozione di tempo, il tempo è relativo. Allora è possibile, ovviamente, secondo un modello teorico. Non in pratica, nel senso che non abbiamo degli, degli apparecchi che vanno alla velocità della luce, ma che il tempo sia relativo e che sia collegato allo spazio e al movimento degli oggetti nello spazio è facilmente comprensibile per tutti. Basta, prendi, basta che prendi in aereo, ti sposti da qui, te ne vai in America, sono 5 ore, lì sono cinque ore in meno. Quel film è interstellar. Sì, e non solo quello. Insomma, è un classico. È un classico della fantascienza, ovviamente, eh, Sara, noi non possiamo... non abbiamo ancora di, delle macchine che vanno alla velocità della luce, abbiamo delle macchine che però vanno anche a velocità più o meno consistenti, il cambiamento è minimale, quindi è quasi ininfluente, però in un certo senso se tu ti sposti nello spazio, ad una certa velocità con un aviogetto, il calcolo del tempo lo si fa in base allo spostamento al movimento che la Terra realizza intorno al Sole. Quindi diciamo che un anno è un giro completo, un'orbita completa della Terra intorno al Sole e che un giorno è una rotazione completa della Terra intorno al proprio asse. Va bene, su questo è una nozione relativa, perché se vai su Marte il giorno marziano ha una durata diversa dal giorno terrestre, anche l'anno marziano è diverso dall'anno terrestre e così via, quindi è relativo al posto dove ti trovi. Se tu ti trovi su Marte, evidentemente la rotazione del pianeta intorno al Sole richiede molto più tempo della rotazione che compie la Terra intorno al Sole. Quindi è, è, è relativo al luogo dove ti trovi, alla velocità del corpo sul quale ti trovi e alla velocità alla quale vai anche tu. Tu adesso sembra, ti sembra di stare ferma? Noi ci sembra di stare assolutamente fermi, statici. In realtà ci muoviamo a una velocità pazzesca nello spazio. Quindi la nozione che abbiamo di tempo è collegata al movimento e allo spazio, eh, vada sì. L'esempio che ti facevo prima, che a un greco non poteva venire in mente, che a noi può tranquillamente venire in mente, è quello che chiamiamo fuso orario. Certo che il fuso orario è una convenzione, ma in un certo senso è anche un dato sensibile. Cioè se tu prendi l'aereo e te ne vai in un'altra parte del mondo... Ne vai in America, per l'appunto. Quando arrivi in America, nel frattempo il pianeta si è spostato. Anche guarda, se tu vai con un aereo in direzione della rotazione terrestre, il viaggio di ti dura di meno rispetto al viaggio di ritorno. Mentre l'aeroplano si sposta, anche la Terra si sta spostando in quel momento. È, è, come se, è come se in qualche maniera tu nuotassi in un fiume, nuotassi seguendo la corrente. Quindi a, a, alla, alla forza che tu eserciti muovendoti nell'acqua si somma la forza che ti spinge della corrente, quindi vai più veloce. Diciamo che si allontana, quindi ci impieghi un po' più di tempo. Alla fine arrivi, è evidente, però ci impieghi un po' più di tempo. Infatti un viaggio dura... Eh, non so, 5 ore. L'altro viaggio ne dura 5 e mezzo, 6 ore, adesso dico per dire, evidentemente. Allora, Dipende certo, poi dalla rotta cioè, che segui. Allora, cioè, se, se eh. È come se tipo io ando a qua, la vada da è come se tornassi dietro nel tempo per dire. Per Brava! Esatto, di... Certo, certo, si chiama quello che, che tu chiami fuso orario, quello di Greenwich è il punto zero, dall'altra parte del mondo dall'altra parte del mondo, ci sta la linea di confine tra un giorno, il giorno X e il giorno Y, il giorno 1 e il giorno più 1, nel senso allora che se tu stai tra Londra e Berlino c'è un'ora in più, un'ora di differenza, d'accordo? Però il giorno è sempre lo stesso, so, oggi, che giorno? oggi è 10 maggio, 10 maggio qui che ore sono? 10 maggio 9 e 40, se vai a Londra, che ore sono? Le 8 e 40, sempre il 10 maggio va bene. Se vai in mezzo al Pacifico dall'altra parte del mondo rispetto a Greenwich, a occhio e croce, adesso non ti saprei dire dove passa esattamente. però proprio spacca quasi a metà il Pacifico. Lì stai a, al punto zero. Cioè quando attraversi quella linea dal 10 maggio passi all'11 maggio, ecco, o dal 9 al, al 10, non so come mi spiego. A presente Capodanno? Alla mezzanotte la festeggiano prima in Nuova Zelanda, in Giappone, poi in Australia, da noi sono ancora le 6 del pomeriggio, quelli già stanno stappando le bottiglie perché è arrivato l'anno nuovo loro stanno già nel 2024 noi siamo ancora nel 2023 d'accordo? poi a un certo punto quando voi in Italia avete già stappato le bottiglie perché è già suonata la mezzanotte noi in Brasile, se siamo in Brasile a mezzanotte arriverà ancora fra 3-4 ore quindi gli auguri che devi fare 3-4 ore prima mentre in Brasile dico in Brasile che ci sono stato sono le 9 di sera quindi tu in Italia ti trovi alle... All'una di notte, alle due di notte del 2024. Io in Brasile mi trovo alle 10 di sera del 2023. Quindi lì scatta anche l'anno. È chiaro? Cioè lo spazio e il tempo sono relativi. È la teoria di, di, di Einstein che ha dietro tutto un discorso matematico: io non sono minimamente in grado. Non dico di farvi, nemmeno di concepirlo, quindi ben inteso. però che, lo spa, che la nozione di spazio e tempo sia relativa, questo lo, lo, lo avete capito, lo sapete, è un dato oggi comune. Quindi, che non siano dei, degli assoluti. Poi, su spazio e tempo abbiamo tante di quelle concezioni, potremmo parlare fino a dopodomani, prego. Ma, ma forse guardando proprio in testa, quando magari utilizzano questa, questa metafora del fatto che si nel tempo. Non ti faccia invecchiare, no? Perché pensano che in tutti quei luoghi in cui è rotturato il numero di massa, poi gli altri diventano tra di loro a disgregarsi prima. E questo è bello, perché essendoci, sacco esatto, di altri, essendoci tante aggregazioni, massa chiama massa, materia hanno, materia, e quindi c'è dei disgregio rispetto a quello che succede se ti trovi magari nello spazio in cui non è concentrato, no? Dovunque ci sia una concentrazione, in quanto c'è un cambiamento, no? Se tu disposti dove c'è la concentrazione, una... no? Io penso. non so, Tu hai una tesi molto suggestiva. Io penso che la differenza la faccia la velocità. Il concetto è di velocità, no? Che è esattamente lo stesso concetto che noi, noi, noi moderni, chiaro che per un greco era molto diverso perché non avevano i mezzi che noi abbiamo, tantomeno i jet, ma insomma, come dire, la nozione di spazio e tempo relativi. Non c'è bisogno di andare in America, basta andare a Roma. parto alle 11 di mattina per arrivare a Roma, traffico terribile nell'ora di punta, per fare una strada che è sempre la stessa, sono non so, 40 km, allora a una certa ora del giorno ci impiego, divento vecchio, mi vengono i capelli bianchi, metaforicamente, non solo metaforicamente, ci impiego tre ore. In un'altra ora, un altro momento della giornata ci impiego tre quarti d'ora. Tempo e spazio sono relativi adesso. Questo è un esempio di una banalità sconcertante, ma è un esempio che ha senso: la pallata sembra sempre, ma sempre più lunga che sempre più Poi c'è anche una percezione che può essere più o meno soggettiva. Io mi riferisco all'orologio, eh. Metto l'orologio, faccio 50. I chilometri sono gli stessi. <ride> Metti il contachilometri dell'automobile. 50 km fatti a una certa ora del giorno, due ore, un'altra ora del giorno, tre quarti d'ora. Che differenza c'è? Si chiama traffico, quindi la nozione è quella della velocità. Se posso andare tutta a 60, alla media di 60 all'ora, 70 all'ora ci impiego tre quarti d'ora, 50 minuti, 50 all'ora ci impiego un'ora, se potessi andare a una media di 50 all'ora, che non è facile, eh? se vado a una media di 25 all'ora... Ci impiegherò due ore, 50 all'ora, un'ora. 25, sono 50 km che devo, devo percorrere. Velocità di 25 km all'ora, ce ne impiegherò due di ore. È tutto, la dico. È, è evidente, no? È da questo punto di vista. Non te ne eri mai accorto. Sì, i, i viaggi interstellari e tutta quella, quella visione che la fantascienza ha fatto sua... Risale sì, agli anni 50-60, sono gli standard che ancora oggi. E, per esempio, l'idea della macchina del tempo si basa proprio sempre su questa nozione: il poter tornare indietro nel tempo o andare avanti nel tempo, anche qui è collegato al rapporto della velocità. Cioè, se io vado oltre il limite della velocità della luce, posso ritornare a delle fasi indietro nel tempo, a ritornare sul pianeta Terra. Al modo, al momento in cui il pianeta Terra si trovava cent'anni fa. Non so se mi spiego Scusa, io parto, mi muovo alla velocità della luce e vado su un pianeta che dista 100 anni luce dalla Terra. Ci impiego cent'anni andando alla velocità della luce. Ma mettiamo che sono un essere. Diciamo quasi, quasi immortale, quindi c'è un sacco di spazio, di tempo a disposizione. Cent'anni. Cent'anni a ritornare sono 200 anni. La terra su cui ritorno sarà, non può essere la stessa terra che ho lasciato io cent'anni prima, 200 anni prima. Sarà la terra di 200 anni dopo. Muovendomi nello spazio mi sono mosso anche nel tempo. Cioè, è chiaro, non è che è proprio semplice, semplice da capire. Eh. Faccio difficoltà anche io a capirlo. Allora, il, il testo numero 3, perché poi arriviamo alla cosa che ci interessa di più, che è l'etica. Uno dei punti fondamentali del tetrafarmaco, quadrifarmaco, quello abbiamo trovato nella lettera a Venecio: è il timore della morte è immotivato, è il tema della morte. I punti erano quattro, vi ricordate? Quadrifarmaco, tetrafarmaco significa questo. Gli dèi non sono da temere, né da temere la realtà. Mi fa paura una realtà fatta di atomi e di vuoto solo di atomi e di vuoto, al limite mi lascia indifferenti. Cosa toglie una visione puramente materialistica, atomistica? Il fatto che ci siano delle forze spirituali, malvagie, ostili, che ci siano delle divinità che stanno lì che vogliono torturarti, che ti mettono in basso tra le ruote, pericoli immaginari, il mondo è fatto di fenomeni fisici, di fenomeni meteorologici che dobbiamo cercare di capire, dobbiamo cercare di studiare e evidentemente dobbiamo cercare di utilizzarli, di, diciamo ci dobbiamo muovere nella realtà tenendo conto di questi fenomeni quindi quando piove apriremo un ombrello ma non è che la pioggia arriva lì perché c'è qualcuno che ti vuole bene o ti vuole male cioè, non, non possiamo dare un'interpretazione morale dei fenomeni fisici, i fenomeni fisici sono quello che sono è solamente il modo di comunicare che hanno gli quando avvertono che può esserci in un futuro prossimo la possibilità di disgregarsi, di non restare più uniti, certo. La paura della morte è questa roba qui. Eh, puoi dirla in questi termini qui: non è che sono gli atomi a avere paura, ma noi no, abbiamo no, l'istinto di sopravvivenza. La morte, come idea di disgregazione, quindi vorremmo evitare la morte come la peste. Però nello stesso tempo, il motivo della morte, il, diciamo la paura della morte, la paura degli, delle forze ostili, degli, delle divinità. Che bisogna ingraziarsi, eccetera, eccetera. Lui la mette da parte dicendo che gli dèi esistono gli dèi, eh? perché ne abbiamo le immagini, quindi ci sono questi flui di atomi che provengono dalle divinità che si trovano in questi intermondia a in questi mondi tra un mondo e l'altro, e gli dèi stanno lì beatamente fanno una vita assolutamente piacevole, come potremmo in qualche maniera farla anche noi. Quindi sono dei modelli da seguire. L'altro punto da diciamo L'altra paura che viene dissolta è quella della morte. Adesso la vediamo. Gli altri due punti sono il dolore fisico. Che non è da temere, non è da temere perché o si cronicizza col tempo perché è lieve, oppure è così forte, così acuto che a breve di condurrà alla morte. Dunque, se non è da temere la morte, non è da temere nemmeno il dolore fisico. E l'ultima bella notizia. Il fatto che il piacere e la serenità sono uno stato naturale per l'essere umano, per l'essere umano e per tutti gli esseri viventi non dobbiamo fare altro che ripristinare questo livello zero. Cioè noi fondamentalmente stiamo bene, siamo in pace eh, se evitiamo i problemi e se evitiamo il dolore nei limiti del possibile la paura della morte. Ora, la paura della morte su che cosa si basava, e su che cosa è basata forse ancora oggi, non lo so, è tolto, tu parlavi di istinto di sopravvivenza, Ma insomma la paura della morte era fondamentalmente legata all'oltretomba, al destino dell'anima, cosa mi capiterà con la morte, cosa mi capiterà, che c'è dopo la morte, pene infernali, il giudizio divino, le torture perché si è comportato male, il premio perché si è comportato bene, allora sapete tutta quella visione più o meno ansiosa e ansiogena eh, su cui si basa, si, si è basata e ancora oggi si basa entro certi limiti la visione cristiana, no? E se ti comporti bene allora avrai i premi, se no le punizioni, l'inferno, allora questo è bene, questo è male, uno stress continuo, no? è come avere dei voti continuamente se non hai la sufficienza te ne vai in purgatorio se ti prendi solo due materie e se no finisci all'inferno piuttosto che eccetera eccetera quindi Sergio motivi continui di tensione, di paura eccetera, se io ti dicessi guarda la morte non è nulla nella misura in cui quando muori è... cessi di esistere tu, ciascuno di noi è un aggregato di altri nel momento in cui anche l'anima, l'anima c'è L'anima è composta di atomi particolarmente sottili, tipo aria, ecco, um, um, o impulsi elettrici. Comunque quando cessa, quando cessa di vivere il corpo, se il pensiero, noi oggi potremmo ragionare in questi termini, se il pensiero è mh, elettricità, sono una serie di impulsi elettrici, funziona in questa maniera, Sofia, ebbene nel momento in cui subentra la morte... Quindi le cellule iniziano a morire eh, sostanzialmente, prima si spengono le cellule cerebrali, poi si spengono, o oh, le cellule cerebrali sono le ultime a sopravvivere, non, non, non lo possiamo dire, credo che siano le ultime, ma insomma, eh, finiamo in uno stato di incoscienza, dopodiché subentra la morte. La morte è assenza di, di vita, eh, quindi assenza di pensiero, non c'è nessuna forma di sopravvivenza. Dunque, quando c'è la morte, noi se per noi intendiamo il pensiero cosciente, non ci siamo più. Quando ci siamo noi, non c'è la morte, dunque la morte non la incontriamo mai in realtà, non è cosa da temere, quindi il timore della morte è assolutamente immotivato. Non so se questa è una buona notizia, però per l'Epicureo era un'ottima notizia, la morte non è da temere. Chiaramente dobbiamo accettare la nostra condizione di esseri mortali. Perché, se desideriamo spasmodicamente qualcosa che non è alla nostra portata, cioè l'immortalità, evidentemente non possiamo che sbattere le corna metaforicamente contro la realtà della morte. Quindi dobbiamo accettare la nostra mortalità, il nostro essere mortali, ma nello stesso tempo essere consapevoli che la vita è una bellissima esperienza, che dobbiamo viverla fino in fondo, che dobbiamo godere nel termini nei termini epicurei, cioè essere sereni il più possibile in questa vita e quando arriverà la morte, arriverà la morte come atto finale di disgregazione degli atomi, visto che altro non siamo se non aggregati. È una visione che vi consola, Silvia? Cos'è da temere e che cos'è da, 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 diciamo, da appetire? Da temere è il dolore, da appetire è il piacere, la serenità. D'accordo? La morte è fine di ogni tipo di sensazione, quindi non sentiamo più niente, non percepiamo più niente, quindi non ci sarà né bene né male, non sentiamo più piacere, non sentiamo più dolore. Allora, in assenza di piacere e di dolore, cosa dovremmo temere? Il criterio dell'etica, Sara, è il piacere, il dolore è il contrario del piacere, o meglio, il piacere è lo stato naturale in cui ci troviamo, il dolore è un qualcosa di più, dobbiamo togliere il dolore per ripristinare il livello zero che è quello del piacere la serenità, la serenità eccetera eccetera come non sappiamo cos'è il dolore non lo sappiamo cos'è il dolore mal di testa, mal di pancia allora i criteri del, il criterio dell'etica fondamentale è l'edone, il piacere il piacere viene concepito come assenza di dolore, ci siamo? piacere è mangiare la fame è assenza ci turba, ci crea disagio fisico perché sentiamo il bisogno di riempire lo stomaco e così via. Quando ripristiniamo il livello zero, cioè ripristiniamo le funzioni biologiche e naturali, stiamo bene, non ci manca nulla, siamo idratati, respiriamo come si deve, eccetera, eccetera. Quando togliamo tutte le paure della mente, riconquistiamo la nostra serenità. Il criterio fondamentale è il piacere, ovvero l'assenza di dolore. Ma il criterio fondamentale dell'etica, dell della morale, è determinato dalla sensazione. Nel momento in cui non dovessimo sentire più nulla e la, vita, e la morte è assenza di sensazioni, viene meno il criterio stesso della, della morale. Quindi cosa dovremmo temere? Perché avere paura della morte se la morte è assenza di sensazione? E anche assenza di piacere, ma il piacere è l'assenza di dolore a sua volta. Certo, non sentiamo più nulla da temere il dolore, però. Cioè, tu puoi dire, ah, che bello, stavo tanto bene da vivo, perché devo morire? Vorrei ancora godermi la vita. Osservazione assolutamente corretta, la tua sarebbe. Tuttavia, la vita non te la puoi godere all'infinito perché siamo evidentemente mortali. E nel fatto che tu ti possa godere la vita, nella sua limitatezza. Ci sta che cosa? Ci sta un rapporto sereno con la morte o con la prospettiva della morte. E poi che altro ci sta? Il fatto che, siccome appunto non possiamo non morire, eliminare, sgombrare il campo oggi dal timore della morte. Cioè la morte è la fine di tutto. Quindi non sentiamo più nulla, sta lì. Il punto del timore è, è oggi, cioè quello che ci può rovinare la vita nello spazio di tempo determinato che dobbiamo vivere è la paura della morte quindi non dobbiamo combattere la morte la morte la possiamo combattere Ma dice, per paura certo, quello che possiamo combattere io vado al terapeuta perché sono afflitto da che cosa? dalla morte in sé? no, sono ancora vivo non è la morte che mi affligge dalla paura, dalla paura della morte quindi Ma, dice, per avete paura, della morte. appunto appunto diciamo che la morte non è da temere perché? perché quando sono morto non sento più nulla, dunque di che cosa dovrei aver paura? Non so se mi spiego. Questa è la pillolina psichica, psicoterapica, che Epicuro somministra ai suoi discepoli per liberarli dalla paura della morte, dal timore della morte e di quello che ci stiamo occupando, non della morte in sé, noi che possiamo sfuggire alla morte però possiamo cercare di lavorare sulla paura della morte una volta che noi ci liberiamo il più possibile dalle tante paure più o meno immotivate che popolano diciamo, la, la nostra ansia il tessuto della nostra ansia quotidiana e noi viviamo in maniera più piacevole più serena, maggior benessere che è tutto quello a cui possiamo aspirare in vita cioè quello su cui ci dobbiamo concentrare dal punto di vista etico è stare bene qui ed ora Punto. Gloria, cerchiamo di trovare insieme io e te, ecco, visto che tu sei, come dire, la nostra, la nostra donna medicina. Ecco, mettiamola in questi termini. Cerchiamo di trovare un argomento filosofico, una pillola da somministrare a questi poveracci, per dire che non hanno bisogno di temere, per liberarli dal timore del compito di matematica. Dai, tiriamola fuori insieme, dai. Come ragioniamo? Allora, raccontaci il tuo punto di vista, la tua medicina. Molto bene, brava. Ecco, eh, eh, voglio dire, eh, quello che dice lei è perfettamente corretto. Poi dirlo e farlo evidentemente sono due cose eh, fosse così immediato. Però, insomma, ci potremmo, comunque ci possiamo lavorare sopra, ci potremmo lavorare sopra. Allora, il punto focale del discorso che sta facendo Gloria è che la partita del bene e del male, del benessere o del malessere, non è che si gioca domani, dopodomani. Tantomeno si gioca l'altro ieri, si gioca qui ed ora. Cioè io posso essere felice o evidentemente infelice, addolorato, turbato, sofferente, qui ed ora. Se mi concentro sul qui e ora, che sia qui e ora, anche da qui a tre minuti, oddio, mancano due minuti. Il punto fondamentale è qui e ora. Se sto bene qui e ora non posso stare meglio. Che altro posso desiderare? Che, che altro posso, altro posso fare? L'alternativa, come dice lei, è sporgermi, si fa per dire, occupare il qui e ora con il pensiero, in questo caso il timore, l'ansia, del futuro, di quello che farò da qui a 5 minuti, bruciando una serie di energie psichiche e procurandomi, infliggendomi ansia, sofferenza, sporgendomi sul, su quello che avverrà fra 5 minuti. Che cosa ottengo? Sto male qui ed ora, tra parentesi sto bruciando un po' di energie emotive e intellettive che magari dopo potranno essere utili per fare il compito. Allora l'altra volta abbiamo parlato dell'etica di Aristotele, quindi riprendiamo da lì e adesso ci spostiamo verso le altre filosofie ellenistiche. E il focus lo teniamo sull'etica, quindi sul tema della felicità, no. vediamo alcuni termini che valgono per tutte le scuole filosofiche. Adesso li vediamo fondamentalmente nell'ottica aristotelica, poi li vediamo anche nell'ottica epicurea. Allora, il termine felicità in greco eudaimonia. Eudaimonia. Che vuol dire il buon daimon, il buon demone, l'uomo felice, quindi è l'uomo che si è ben realizzato, da una parte, e che, dall'altra parte, dall parte, si è ben realizzato perché ha avuto il conforto di essere assistito da una presenza divina che l'ha evidentemente aiutato lungo il tragitto. Mettiamolo in questi termini. Quindi Daimon lo possiamo intendere come anche destino. Eh? Questo è il significato etimologico di eudaimonia. Che poi diventa il termine felicità. Se invece prendiamo il termine felicità in italiano, che è un termine che deriva dal latino, Felix, Felicitas, tutti i termini che hanno nella radice F, fecondità, felicità. Hanno a che vedere con la, la crescita, con la vita, con lo spuntare della vita. Quindi essere felice, fecondo vuol dire essere vitale. Dunque, eh, Lorenzo, felicità è la condizione eh, che vorremmo realizzare. L'etica mira alla felicità, o eudaimonia, o la si può declinare in tante maniere diverse. No? Poi vediamo tutti questi modi di declinare il termine felicità. Come ci si arriva? alla felicità, cioè come si realizza questo fine. Abbiamo detto che l'etica è una scienza pratica, quindi che mi indica come debbo fare, come debbo comportarmi per realizzare un determinato obiettivo e anche teoreticamente mi indica qual è questo obiettivo evidentemente. Ecco, il mezzo declinato secondo prospettive diverse si chiama virtù, in greco arete, arete. cioè per poter raggiungere il fine della felicità, dell'autorealizzazione, della pace interiore, seconda, ripeto, dalla scuola, debbo essere virtuoso. La virtù è il mezzo, lo strumento per fare una vita virtuosa, vuol dire una vita che è finalizzata al raggiungimento della felicità. Questo vale per tutti i tipi di etiche, va bene? E un altro termine che possiamo prendere in esame già lo conoscete: etica è un termine greco, etos, costume, abitudine, abito, cioè stile di comportamento. L'altro termine che viene dal latino, che noi utilizziamo a volte in maniera interscambiabile con etica, è morale, moralità, morale. La morale viene dal latino mos moris, che vuol dire anche qui costume, abitudine, eccetera, eccetera. Attenzione, nel linguaggio attuale, se usiamo il termine etica, ci riferiamo in genere al, 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 al mondo laico. Quindi l'etica è svincolata o le etiche, perché non c'è una sola etica, è svincolata dalla religione. Se invece usiamo il termine morale, generalmente intendiamo la morale cattolica, per esempio. No? Quindi ci riferiamo ad una eh, visione, eh, un comportamento, uno stile di vita che è legato a questo, a quella prescrizione religiosa. Capite anche la differenza? Se parliamo di una morale collegata ad una religione, ebbene. Parliamo di una morale eteronoma, che vuol dire eteronoma? Eteros altro, nomos, la legge del comportamento è stabilito da un'entità altra. Qual è questa entità altra? È Dio. Cioè l'uomo che segue quella visione, che si riconosce in quella visione, che crede a quel Dio, segue quel decalogo di regole perché quel decalogo di regole gli è stato dettato, rivelato da Dio e sostenuto dalla Chiesa, eccetera, eccetera. Ma la formulazione di quel decalogo è appunto eteronoma, cioè dipende da eteros, da qualche altra cosa, cioè dall'entità divina. Invece le etiche laiche, generalmente parlando, sono autonome o dovrebbero essere autonome, cioè si basano sulla ragione. Sulla ragione umana, quindi il nomos, la legge, la regola, è autonomamente data, dipende dallo stesso essere umano, dalla comunità umana. Quindi, un'etica autonoma laica viene formulata dall'umanità stessa non dall'umanità in generale, ma da questo, da quel personaggio, il quale però utilizza lo strumento della razionalità. Lo strumento della razionalità, vedi soprattutto l'epoca illuministica, ma anche l'antica Grecia, se vogliamo, che è tipico dell'uomo in quanto tale, in quanto logico, no? Animale razionale. Invece la visione quella dell'etica eteronoma è una visione, ripeto, tipicamente religiosa, che ha a che vedere con le religioni del libro. Ecco, che usare il termine morale, il termine etica, eh, presuppone queste distinzioni che io adesso vi sto facendo per sommi capi, per chiarire i termini, termini che poi declineremo in tante maniere diverse a seconda della scuola di pensiero e così via. Abbiamo visto come in Aristotele il fine, l'eudaimonia, la realizzazione è il cosiddetto bios teoreticos, cioè la situazione migliore, possiamo aspettarci, è quella di realizzarci in quanto animali teoretici, animali che contemplano, usare l'intelligenza per l'intelligenza, in questa maniera assomigliamo il più possibile per quello che ci è concesso a Dio, che è pensiero di pensiero. Capite, il termine virtù nella visione di Aristotele significa autorealizzazione. Ciascuno di noi ha delle potenzialità e queste potenzialità le deve poter esprimere e realizzare in sommo grado. E allora per l'Aquila, che è un uccello rapace, la virtù consisterà nel diventare un ottimo predatore, quindi nel realizzare quelle che sono le sue caratteristiche specifiche. Va bene? e per il leone ci saranno altre caratteristiche, l'essere umano si configura fondamentalmente come animale politico e logico, razionale, con, votato alla conoscenza. Abbiamo letto il protettrico, quel brano tratto dal protettrico l'altra volta, okay? Quindi nell'intelligenza, nell'attività razionale, l'uomo si, si realizza in massimo grado. Ci realizziamo tutti quanti? Beh, evidentemente no, perché nella visione di Aristotele, che poi è abbastanza aristocratica, non tutti gli uomini riescono a arrivare a quel livello. Lì c'è cioè il bios teorico di cose riservato a poche persone. In realtà, considerate che Aristotele vive in una società schiavile, eh, in cui c'è una massa di, di, di persone che non hanno nemmeno cittadinanza e non, a volte non sono nemmeno degne del nome di uomo, sono considerati strumenti animati, sono gli schiavi. Poi c'è tutta quell'altra umanità barbara che è solo parzialmente razionale, ci sono le donne, eh, la cui umanità è, diciamo, messa in discussione, quindi il biostereo di Cosse non è riservato alle donne. Dunque quella di Aristotele è una visione molto elitaria, se andiamo a vedere. Ma insomma, se poi la prendiamo e la svincoliamo in un momento storico, la possiamo anche riconsiderare sotto altri profili. Si parla di due tipi di virtù le virtù etiche e le virtù dianoetiche. Le virtù dianoetiche sono quelle virtù, quelle, quelle possibilità, quelle capacità che bisogna realizzare, che riguardano la sfera dell'intelligenza, cioè la sfera dell'uso della ragione, cioè della conoscenza per la conoscenza. E quindi termini come fronesis, saggezza, sofia sapienza, attengono a quella sfera lì, cioè la sfera conoscitiva. Esercitare quelle virtù significa essere felici in sommo grado, di questo abbiamo detto. Poi ci sono le cosiddette virtù etiche. Le virtù etiche, quali sono le virtù etiche? Sono per esempio il coraggio. Il coraggio è una virtù etica. Etica perché deve diventare un abito, un abito, cioè un'abitudine, un, un costume e tu la prendi sin dalla più tenera età, non si nasce coraggiosi, o forse si nasce in parte con la potenzialità di essere coraggiosi, ma poi ci si allena a diventare coraggiosi. Vedi per esempio l'educazione spartana, d'accordo? Quindi è un abito che viene coltivato in maniera più o meno consapevole, ben inteso. E che cos'è il coraggio? Il coraggio, e qui c'è tutta la tradizione platonica, oltre che quella aristotelica, è sempre un termine medio. Cioè la regola d'oro dell'etica dell aristotelica è la metriotes, è la medietà. Per dirla alla latina, in medio stat virtus, che è una frase, una celebre frase oraziana. Cioè la, la virtù sta nel mezzo. Quindi la situazione deve essere equilibrata, che è anche poi una massima ipocratea, l'equilibrio, l'armonia, insomma, ne abbiamo parlato tante volte. Dunque, che cos'è il coraggio? Il coraggio è il termine medio tra due estremi, la vigliaccheria da una parte, la codardia da una parte e dall'altra parte l'essere temerario. Temerario che vuol dire? Il, il vigliacco è quello che si nasconde, fugge il pericolo a prescindere. Lasciandosi vincere appunto dalla paura. Il temerario è quello che non ha paura e quindi si espone al pericolo: magari ci lascia la pelle. Il coraggio, il coraggio sta in mezzo. È la scelta più razionale. È il miglior modo di amministrare una passione che dobbiamo tenere sotto controllo, trasformare in un'emozione, non subire, che è quella della paura. Allora, il coraggioso chi è? Coraggioso è quello che non si lascia vincere dalla paura da una parte, ma che conosce la paura, che la l'amministra, che la gestisce, non è uno che così non conosce paura e dunque si espone al pericolo e, e magari corre il rischio di sprecare la propria vita, se parliamo di un combattente, supponiamo. Quindi, nella virtù etica c'è sempre molta intelligenza. Però, attenzione, questa intelligenza è un'intelligenza pratica, ripeto, va coltivata, cioè non si diventa coraggiosi perché si legge un libro e si capisce che forse è il caso di tenere a bada, eccetera, eccetera. E quella può essere un momento di riflessione, può essere anche un momento in parte di conversione. Ma il coraggio va allenato quotidianamente, no? Così come va, come, come per le diete, la dieta è lo stile di vita. Qui vale per tutte le, le nostre abitudini, più o meno virtuose, eh, nel, nel mangiare per esempio, piuttosto che ne, nei piaceri del, dell'amore o nei piaceri della tavola, non eccedere, Che non significa non vivere una vita eh, in cui il piacere non faccia la sua comparsa, non abbia una, un ruolo importante, ma gestire sempre in maniera equilibrata quelle che sono le caratteristiche della nostra umanità, tutte, le eh, propensioni dal basso ventre fino evidentemente all'intelligenza che caratterizzano l'uomo ecco la differenza tra la visione di aristotele e quella di platone è che quella di aristotele è decisamente più organica e non dualistica questo non significa che non abbia una sua verticalità che non abbia una sua gerarchia in sommo grado al punto più alto ci mettiamo indubbiamente la, le virtù dianoetiche cioè quelle del ragionamento quindi quelle, quelle del, del come dire e questo è un elfo che sta suonando il suo flauto. Ci sta dicendo, ci sta dicendo che dobbiamo recarci nelle terre occidentali, nella terra di mezzo. Le virtù più elevate, quelle dell'auriga, ci caratterizzano in quanto esseri umani quindi sono gerarchicamente superiori. Questo non significa che l'uomo non sia un animale integrale, un essere integrale, che dunque anche le, eh, le caratteristiche specifiche, le potenzialità che riguardano. Il cavallo bianco, no? il tumor, se quelle che riguardano il basso ventre, non siano da rispettarsi e da sviluppare in maniera dignitosa, tutto con equilibrio. Quindi, medio stat virtus significa questo qui. Adesso passiamo dopo aver brevemente detto dell'etica aristotelica, l'abbiamo ampiamente eh, disquisita la volta scorsa. Passiamo ad, ad, ad Epicuro, all'Epicureismo, poi passeremo dopo allo Stoicismo, ci concentriamo sempre sul discorso etico. Perché ci concentriamo sul discorso etico? Tutte le filosofie ellenistiche sono tripartite, che vuol dire tripartite? Diciamo tre, tre sezioni. La prima sezione è la gnosiologia o la logica, l'organo di Aristotele, cioè come funziona la conoscenza e come bisogna pensare. Il buon modo di pensare, la logica, poi, poi c'è la fisica, cioè lo studio della natura, che ci sono delle concezioni eh, della natura che sono anche molto diverse l'una dall'altra, molto interessanti, e in ultimo c'è l'etica, cioè la scienza del ben vivere. E il punto fondamentale è che la fisica e la logica hanno una funzione tutto sommato propedeutica rispetto all'etica, cioè introduttiva è eh, un ancillare, i medievali avrebbero detto che la, come la filosofia è ancilla no? Hai studiato Dante, alla stessa maniera potremmo dire, per sumi capi, per capirci, che la gnoseologia, la logica, la scienza del ben pensare e la retta conoscenza della natura, cioè del mondo in cui viviamo, sono propedeutici alla scienza del ben vivere, cioè il fine qual è? Il fine è la felicità, il fine è ben vivere. Epicuro questo lo dice chiaramente: ma insomma, è, è, è un verbo comune a tutti quanti. Lui dice: se la filosofia non servisse a curare le malattie dell'animo, a diminuire il dolore dello stare al mondo, a renderci sereni, a rasselenarci così come la medicina cura i mali del corpo, la filosofia non servirebbe assolutamente a niente. Se la scienza della natura, se la conoscenza della natura non servisse alla felicità, non servirebbe a nulla. Via. Quindi vedete che è un punto di vista abbastanza diverso da quello di Aristotele. Per Aristotele la conoscenza è fine a se stessa, ed è la felicità in sé per sé. Per Epicuro già è un po' diverso. La conoscenza è fondamentale, però in ultima istanza quello che conta è la buona vita. È la felicità in sé per sé, che comunque ha una sua componente conoscitiva, evidentemente. Ma questa componente conoscitiva ha più una funzione strumentale, metodologica, è un metodo, è una strada, è un iter. D'accordo? È come la parola giapponese do, giù-do, no? ne presente: il do è l'iter, è la via che conduce a lì è la via della pieghevolezza, il giù-do. No, quella del combattente che si deve piegare e non spezzarsi per sfruttare la forza del nemico. Allora, la filosofia è una via, il punto d'arrivo è la buona vita, anzi, il punto d'arrivo non è un punto d'arrivo che sta lì astratto, il punto d'arrivo è giorno per giorno. Cerchiamo di essere felici, e per realizzare la nostra condizione di felicità, chiaramente dobbiamo impegnarci in una serie di atti conoscitivi e di buone pratiche, in cui la conoscenza, ripeto, svolge un ruolo importante. Ma che cos'è la felicità per Epicuro? Per Epicuro, poi ritorniamo alla lettera a Menecio, per Epicuro la felicità è edonè, cioè è piacere. Ora, su questo termine edonè, piacere, eh, considerate che di Epicuro ci rimangono decine, centinaia di titoli, ma ci rimangono alla fine solo tre lettere e pochi frammenti. Cioè sappiamo che lui ha scritto nel corso della sua vita... Lunga ha scritto tantissime opere ma non ci è rimasto praticamente nulla. Una scuola che è vissuta circa mille anni ha lasciato poco o nulla, abbiamo qualche traccia archeologica, abbiamo alcuni frammenti, alcuni frammenti ci, ci derivano, pensate dalla casa dei papiri di Ercolano, no? Lo sapete la storia dei Pompei e di Ercolano, e in questa casa dei papiri un, un intellettuale del tempo aveva messo su una biblioteca, c'erano molti testi epicurei, diciamo, l'epicureismo in quel di Napoli, all'epoca aveva attecchito in maniera grandiosa, per così dire, quindi qualche frammento ci è rimasto lì. E questo significa che la filosofia epicurea è stata eh, oggetto di una vera e propria damnazio memoria. Dall'epoca tardo imperiale in poi, diciamo dalla da nascita del cristianesimo, ha dato il colpo di grazia all'epicureismo, al punto che il termine epicureo, facciamo sempre riferimento a Dante, il termine epicureo. Eh, ha un significato deteriore, picureo vuol dire uno che dedica ai piaceri del basso ventre, uno che fa una vita godereccia. No, insegna del, del sesso più o meno sfrenato della cucina, dei bagordi, quindi un personaggio non è assolutamente virtuoso. Questo vuol dire Picureo, no? Ciò che c'è di più anticristiano, quindi un materialista, uno che non crede all'immortalità dell'anima, ai valori dello spirito, uno dedito ai piaceri carnali. quindi Immaginatevi, ecco se ci leggiamo quel po' che ci è rimasto di Picuro e proviamo a conoscere Picuro, invece entriamo in contatto con un personaggio che non. Non ci farebbe minimamente invidiare un qualche padre della chiesa, una asceta, un monaco, un monaco zen, un buddha. Ecco, è il buddha, è il buddha in salsa occidentale, per così dire. Cioè, uno che scrive la cosa migliore per la vita, quello che basta, è un pezzo di pane e un sorso di acqua fresca. Cioè, uno che dice una cosa del genere può essere accusato di darsi ai bagordi, evidentemente no. Lui è una scelta a tutti gli effetti. Che cos'è edonè? Che cos'è il piacere? Così sgombriamo un attimo il discorso da qualsiasi forma di fraintendimento che pure ancora oggi è presente. Edonè piacere è quella sensazione, forse avete provato tutti quanti, che proviamo tutti quanti di serenità e di benessere a livello zero. Avete presente quella sensazione quando in quello specifico momento della tua giornata, della tua vita, senti che stai bene e che non ti manca nulla. Che vuol dire serenità? Vuol dire fondamentalmente due cose: assenza di turbamento nell'anima e assenza di disagio fisico. Epicuro parla di atarassia, e dunque felicità per Epicuro. Non è eudaimonia, ma è atarassia. Che vuol dire atarassia? Assenza di turbamento. Alfa privativo. Tutti questi termini hanno sempre l'alfa privativo. Eh? Si è felici in maniera sottrattiva. Cioè la felicità o il piacere è l'assenza di dolore psichico e l'assenza di dolore fisico. Atarassia, assenza di turbamento. In greco tarasso, taratto. Sentite che parola dura. Tarasso vuol dire disturbo. Creo fastidio, do fastidio, come fa qualcuno di voi qualche volta? Creare disturbo. Avete presente quei pensieri disturbanti, quei pensieri ossessivi, no? Le paranoie, no? Utilizziamo tanti termini diversi. Alla fine io mi rivolgo a uno psicoterapeuta perché? Perché ho una serie di pensieri disturbanti, disturbanti, di passioni disturbanti. Di atteggiamenti che mi fanno stare male allora la è quella sensazione di pace interiore in cui non ho pensieri disturbanti in quel momento lì non ci sono pensieri disturbanti non ci sono passioni residuali sono sereno sono perfettamente a mio agio con me stesso l'altro termine è aponia ponos ponos è il peso è la fatica aponia è la sensazione di Oggi diremmo di relax, di rilassamento che riguarda il fisico. Allora Epicuro dice, un essere umano, e questa è la buona novella, è uno dei quattro punti del famoso tetrafarmaco, quadrifarmaco, farmacon, perché lui è un medico dell'anima, si propone come medico dell'anima in un certo senso, quindi un antico psicoterapeuta, mettiamolo in questi termini, ovviamente no, perché la visione è completamente diversa rispetto alla modernità, però il fine è sempre lo stesso, prendersi cura della sofferenza. Nessuno si metterebbe a fare filosofia o si rivolgerebbe a questo o a quel credo religioso se non andrebbe da questo o da quel medico se non provasse dolore. Il problema fondamentale è la sofferenza: sofferenza psichica e sofferenza fisica. Se soffro nel corpo, vado dal medico, se soffro nell'anima, vado dal filosofo, vado al giardino epicureo. Oh, è bello, la scuola di Epicuro si chiama Giardino. Ha creato proprio un giardino, l'ha comprato, un pezzo di terra, lui. Era comunque cittadino ateniese, era di Samo in realtà, ma comunque faceva parte del, dei territori d'oltremare di, 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 di Atene. Quindi aveva la cittadinanza, si compra questo orto, questo pezzo di terra e fa un giardino, lo chiama giardino, quindi si va nel giardino epicureo. Non il liceo, non l'accademia, quindi una cosa un po' meno intellettuale, ma insomma si studia, si studia anche forte nel giardino, ma si studia... Per coltivare la felicità, ecco perché siamo andati a fare la passeggiata filosofica, era molto in questa sorta di giardino, nel bosco di Manziana, è, è molto epicurea come scelta, no? eh, lo stoico passeggia sotto il portico, anche il, il, il peripatetico, aristotelico, il contatto con la natura, con l'aria aperta, sono sempre fondamentali, con il sole evidentemente, questi non sono topi di biblioteca, sono persone che cercano di vivere in maniera equilibrata. Ecco, in particolare l'epicureo nel suo giardino. Quindi nel suo giardino l'epicureo non studia soltanto come essere felice, si sforza in tutte le maniere di essere felice. Quindi di ridurre al minimo il turbamento, ovvero la parassia, e lo stress fisico. Aponia significa questo. Attenzione, la buona novella, il primo punto all'ordine del giorno del tetrafarmaco è questo. Allora, signori, siamo felici così come siamo. Non dobbiamo fare nulla di particolare. La felicità non è una meta lontana, fumosa, che per alcuni si realizza, ma devi avere il papà che ti spinge e ti fa trovare quella cosa solo se realizzerai quel desiderio, quella prospettiva, allora forse dopo, chissà, sarai felice. E se non sei bello, non puoi essere felice. E se non sei ricco, non puoi essere felice. Tutte queste stupidaggini. Ognuno di noi va bene così com'è com cioè il livello zero livello standard dell'essere umano così come quello dell'animale è la serenità l'imperturbabilità deve mantenere questo livello e lui dice tutto sommato se noi abbassiamo la palla se non coltiviamo desideri innaturali non naturali o poco naturali più o meno insensati raggiungere il livello zero è semplicissimo. Basta appunto un pezzo di pane, una pentolina di formaggio per scialare, lui dice. Cioè, di più un companatico, già cioè una ricchezza, di più me lo godo. Se è possibile, mi godo anche un bicchiere di vino. Ma il bicchiere di vino se lo gode pure Aristotelico e Platonico. Ma perché mi dovrei negare un bicchiere di vino? Se c'è. In amicizia magari con altre persone. E poi? E poi? Riposo? Attività fisica? Eh? Curare i mali del fisico, evidentemente, che poi con il passare degli anni si presentano sempre, ma insomma, ecco, questo è il livello zero. E dobbiamo mantenere questo livello zero. Che è una proposta terapeutica slow oggi diremmo, esattamente. L'opposto del, dello stile di vita che ci, ci hanno inoculato dentro l'abito che ci hanno creato in una maniera o nell'altra. E infatti tutti voi siete tutti noi, io per primo, no? siamo tutti profondamente altro che atarassici e aponici, siamo tutti molto disturbati, vedi il caso suo, no? Eh continuamente deve mangiare fare dire eccetera eccetera cioè siamo siamo ecco per dirla in un'altra un maniera siamo tutti profondamente irrequieti perché siamo tutti profondamente irrequieti perché siamo tutti profondamente insoddisfatti e perché riteniamo che la soddisfazione c'è cioè lo stato di benessere e si consegue soltanto realizzando una serie di, di cose, eh, assumendo una serie di informazioni, eh, vedendosi quel film, eh, facendo quella cosa lì in particolare, eccetera, eccetera. Siamo sempre a caccia di qualcosa, nella mh, peggiore delle ipotesi, siamo a caccia. Quando ci annoiamo, ecco un epicureo difficilmente sente la noia, il tedio. Quando ci annoiamo, ci mettiamo a sfogliare a casaccio eh, le news di Google, eh, lì è terribile perché in quel momento poi non controlliamo nemmeno bene la mente, non stiamo nemmeno cercando qualche cosa, eh, quindi ci beviamo tutto quanto. Aponia, allora, aponia, che cosa significa assenza di stress, assenza di fatica. Allora, facciamo un altro esempio molto epicureo: oggi. Allora, io vabbè, persona di 50 anni, 60 anni. Puoi andare ogni tanto dall'osteopata, dal fisioterapista, c'hai un acciacco di qua, un acciacco di là, eccetera, eccetera. Ma che una ragazza o un ragazzo di 17-18 anni abbia dei mali cronici già maturati a quell'età? Mi sembra una cosa in teoria non, non dovrebbe esserci. Da che cosa dipendono, Teresa? Beh, dipendono. Questo bonus, questo, questo peso no? che ci portiamo appresso, dipendono spesso e volentieri dalla, dalle cattive posture. Le cattive posture, da che cosa dipendono? Da un animo turbato. Lo, lo zen ce lo insegna chiaramente. È no? presente la posizione zen: quello che si mette lì seduto per mezz'ora sereno, nella posizione perfettamente in cui praticamente non, non, non hai nessun tipo di tensione perché la testa sta al posto giusto, i muscoli delle spalle sono rilassati, le braccia sono rilassate, il ventre è rilassato, eccetera, eccetera. Ecco, quella posizione lì è figlia, va di pari passo, l'uomo è sinolo di materia e forma, di corpo e animo, con un'anima serena. Cioè più l'anima è serena, più il pensiero è sereno, più la posizione del corpo è naturale. Più la posizione del corpo è naturale, più l'anima si serena. Sono due facce della stessa medaglia. Ecco perché vi dicevo che Picuro è il Buddha dall'occidente in un certo senso. Allora, coltivare forme scorrette, posture scorrette, una cattiva eh, convivenza con la nostra corporeità, un cattivo uso dei nostri mezzi fisici, che sono innaturali. Ma scusate, se io prendo, un un noi siamo sempre figli della natura. Respiriamo figli della natura, respiriamo, beviamo, ci nutriamo esattamente come gli altri animali. E noi abbiamo disimparato a fare tutto questo. Non andiamo più a dormire col tramonto del sole, non ci svegliamo più all'alba, salvo alcuni casi. Cioè i nostri bioritmi sono completamente scollegati dalla natura, sono ritmi non bio, sono tecnoritmi. Oggi sono tecnoritmi, sono collegati alla tecnologia. In una serie di lavori, da, dalla catena di montaggio dell'operaio ottocentesco, novecentesco, alienato fino allo smart working. È una forma di alienazione, cioè mettiamo in atto che ci piaccia o meno, e ci dicono che ci deve piacere, ma poi il nostro corpo, il corpo: questo anche questo è molto freudiano. Il corpo è una cartina di tornasole, forte, pesante, il corpo dice la verità. Dice la verità, la mente ti può mentire, la mente mente, il corpo spesso e volentieri dice la verità. Questo è il senso delle malattie psicosomatiche, ovvero se io ho un disturbo interiore, questo disturbo interiore mi si manifesta all'esterno con uno sfogo dermatologico, ognuno di noi un organo bersaglio. No? E la prima paziente di Freud, questa Anna, oh, era, aveva un problema di isteria, il termine che viene. Tale, talmente forte da essere paralizzata, cioè lei non riusciva a camminare. Ed era un blocco psichico in realtà, non era nulla che non andava dal punto di vista fisico. Quindi pensate quanto sono interdipendenti i due aspetti. Quindi pensate quanto aponia e atarassia coltivare un'anima serena, imperturbata e un corpo fisico rilassato, ben gestito, ben armonizzato, quindi mangiare quel tanto che ti basta per mangiare, che non vuol dire non goderti il buon cibo, ma evidentemente senza eccedere, cioè il cibo è comunque un mezzo per serenarti, non può essere un fine. Avete presente quella sensazione pancia mia, fattica panna, quando, vedete, è tutto poco naturale. Ed è tutto poco razionale, poco naturale e poco razionale quando mangiamo in eccesso, quando a un certo punto superiamo un limite, ci scatta qualcosa nella mente, l'esperienza che forse abbiamo fatto tutti quanti. Quando non stiamo più mangiando con il ventre con il corpo, stiamo mangiando con la testa. Quando andiamo ad aprire il frigorifero perché dobbiamo fare qualcosa, non perché abbiamo realmente fame. Il corpo non ce lo chiede e la fame, ecco brava, quello che noi oggi diciamo fame nervosa, o anche il contrario, eh, ci dimentichiamo di bere, non tu che bevi continuamente per fortuna, ci dimentichiamo di bere o di mangiare il giusto in preda ad altri pensieri, altre visioni, non abbiamo tempo per, cioè non ascoltiamo il corpo, non ascoltiamo il corpo, allora guardate che Epicuro oggi sarebbe di una attualità, anzi è di un'attualità sconvolgente e tutte quelle cose che oggi noi riscopriamo, quindi l'osteopatia, la meditazione, questa o quella versione terapeutica stanno già tutte nel, nell'epiguresimo, gli antichi queste cose le praticavano chiaramente e avevano anche loro i loro problemi, avevano anche loro i loro problemi evidentemente, come ce l'abbiamo noi, pensa oggi quanti problemi in più abbiamo. La fame nervosa, eh, malattie alimentari, eh, tutti i disturbi nevrotici che condizionano la nostra vita, no? un disagio continuo, il rumore di fondo, il disturbo continuo. Mentre per essere felici, cioè per goderci. Quel benessere, quella serenità, quell'imperturbabilità, quel relax del corpo basta poco, come abbiamo avuto modo, mi auguro, di sperimentare quando siamo andati al bosco. Ma viva Dio, non può rimanere una cosa eccezionale! È un esempio, poi uno dovrebbe poterla coltivare quotidianamente. Ecco, se la scuola, pensaci Sara, pensate, immaginatevi una scuola, questa di oggi, una scuola tipo giardino di figura, dove tu impari la fisica impari la logica, impari tante discipline diverse, ma in una comunità che ha come fine fondamentalmente il benessere, lo stare bene, in cui si entra volontariamente, non ci saranno obblighi particolari, tu entri per stare bene, dai il tuo contributo e se non sai stare al gioco della comunità, pure farti da parte, ben inteso, nel senso che qui a predominare in una logica molto greca e non solo greca è la comunità. Tu fai parte di una comunità e questa comunità sta lì per aiutarti a stare bene. Come una comunità monastica, in un certo senso. Abbiamo tutti un obiettivo comune. Che andiamo a fare al giardino? Andiamo a stare bene. E come lo facciamo? Eh, lo facciamo praticando una serie di, di discipline, fondamentalmente coltivando una serie di abiti, di abitudini alimentari, eh, rapporto sonno-veglia, eh, pratica di sport fondamentalmente la cosa che più piaceva ad Epicuro, all'Epicureo e che più piace ad Alessandra sono i loghi filosofici, cioè ci mettiamo lì e parliamo di filosofia, parliamo di fisica, quindi c'è anche qualche elemento aristotelico, facciamo ricerche, la conoscenza per la conoscenza e mentre facciamo queste ricerche parliamo di filosofia, di cose belle, importanti, che ci fanno stare bene, ci beviamo anche un buon bicchiere d'acqua di sorgente. O oh, non so, io penso sempre al vino, ma i in greci, insomma, il vino ce l'avevano ben presente. Siamo insieme in amicizia. Ecco il termine fondamentale: è figlia, l'amicizia. E l'epicureo è un animale sociale, molto sociale, è un animale comunitario. Nello stesso tempo, però, l'epicureo ha, ha a cuore il benessere della comunità, il benessere personale e tutto quello che è di più, che in qualche maniera non è naturale quei desideri non naturali e non necessari rimane fuori dalla sua visione, anzi deve essere messo fuori. Che cos'è che non è né naturale né necessario? I desideri quelli astratti, la carriera, le opinioni che gli altri hanno di noi, i voti, non so, diciamo in questi termini, eh? le cariche politiche, eh? il prestigio, il denaro, tanto denaro il conto, ma... Aria, a me che cosa basta per stare bene? Allora, il compito che vi do per la prossima volta, visto che suona la campana, è studiate il comportamento. Ce l'avete a casa un animale, se non ce l'avete, andate a casa di qualcuno che è un animale. Studiate il comportamento di un animale, è estremamente epicureo. Quindi, vi leggo. Anna, questa lettera a Menecio, Menecio pare fosse il figlio di Epicuro, è una lettera abbastanza breve e sulla felicità, sulla felicità, quindi è il tema che viva e Dio dovremmo trattare domani, anzi perché no, anche in questo preciso momento, magari ecco alla serenità d'animo aiuterebbe, gioverebbe un po' di silenzio, ecco, però vabbè. Ci proviamo. Io ve la leggo e basta. Dopo se ci rimane un po' di tempo, la commentiamo altrimenti la commenteremo la prossima volta. Qui abbiamo un'introduzione che non è di Epicuro, ma è di Borges. Ho commesso il peggior peccato che uno possa commettere. Non sono stato felice. Caro Meneceo, quindi cari ragazzi, care ragazze, è una lettera immortale. Eh? Quando si è giovani non bisogna aver paura di iniziare a fare filosofia. Quando si ha qualche anno in più non bisogna stancarsene. Nessuno è mai troppo giovane o troppo vecchio per la salute dell'anima. Chi dice che non è ancora arrivata o che è già passata l'età giusta per fare filosofia è come se dicesse... Che non è ancora arrivato o che è già passato il momento giusto per essere felice. Devono occuparsi di filosofia sia il giovane sia l'anziano. L'anziano perché il piacevole ricordo del passato lo mantenga giovane nell'anima. Il giovane perché la saggezza lo renda immune dalla paura del futuro come chi ha già vissuto a lungo. Alleniamo la nostra mente a ragionare su cosa ci rende felici, perché se lo siamo non ci manca niente. Se non lo siamo, facciamo di tutto per diventarlo. Rifletti sui miei consigli e mettili in pratica. Ti saranno utili per vivere felici. Pensate un padre che scrive una cosa del genere a un figlio. Eh? Per prima cosa, considera la divinità Eterna e beata, come ciascuno immagina l'essenza del Divino nella propria anima. Non pensare che la divinità abbia qualche caratteristica che contrasti con la sua immortalità e la sua beatitudine. Piuttosto immaginala in grado di conservare la propria beatitudine per sempre. Gli dei esistono, è evidente a tutti, ma non possono esistere. Come li immaginano tutti coloro che gli attribuiscono caratteristiche in contrasto con la natura stessa della divinità. Non è blasfemo chi non crede nella religione popolare, ma chi attribuisce agli dèi le credenze della maggior parte delle persone. Non si tratta infatti di certezze, ma di supposizioni errate. È per questo che le cause delle più grandi sofferenze o dei beni più straordinari, vengono spesso erroneamente attribuite agli dèi. Gli dèi accolgono chi gli è simile e considerano estraneo chi non lo è. Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Questo è My West, non è Epicuro. Un'altra frase significativa. Quando sarò morto, a chi importerà? A me non di certo. Questo è Freddie Mercury, il, il cantante dei Queen, forse ne avete sentito parlare. Adesso è curo. In secondo luogo, abitati a pensare che la morte non è nulla per noi. Ogni piacere, ogni dolore esistono solo quando li percepiamo, ma la morte ci toglie la possibilità stessa di percepire. La consapevolezza che la morte non è niente per noi rende piacevole la condizione mortale della vita, senza bisogno di aggiungere tempo infinito, ma semplicemente liberandoci dalla brama di immortalità. Non c'è nulla di cui avere paura nel vivere, per chi sa che non c'è nulla di cui avere paura nel non vivere più. Parla a vuoto chi afferma. Di non aver paura dell'attimo della morte, ma poi teme di dover morire prima o poi. È sciocco che quello che quando accade non ci fa soffrire, ci faccia invece soffrire mentre lo aspettiamo. La morte, il più terribile dei mali, non è niente per noi. Quando ci siamo noi, la morte non c'è e quando c'è lei, noi non siamo più. La morte non deve preoccupare né i vivi né i morti, per i primi non c'è, gli altri invece non sono più. Invece in tanti la temono come il più grande dei mali, altri la cercano per liberarsi dai mali della vita, paradossalmente. Il saggio invece non rinuncia a vivere e non ha paura di morire, non considera vivere un male ma non ritiene nemmeno che sia un male non vivere più. Come il saggio non sceglie il cibo più abbondante, ma quello più gustoso, così non vuol vivere il tempo più lungo, ma il più piacevole. Non è una questione di quantità, ma di qualità. Chi invita i giovani a vivere bene e i vecchi a morire bene è uno sciocco, non solo perché c'è sempre qualcosa di dolce nella vita, ma anche perché muore bene chi è vissuto bene fino all'ultimo giorno. È molto più grave invitare a morire giovani oppure cantare, meglio non essere mai nati o non appena nati, subito passare le porte dell'ade. Se è convinto di quel che dice, perché non abbandona la vita? Se davvero lo desidera fortemente, nessuno glielo impedisce. Se invece scherza... Cambia argomento, non è opportuno ironizzare su queste cose. Qualcuno che invitava al suicidio, evidentemente. no? Tostoi dice: La felicità non dipende dalle cose esterne, ma dal modo in cui noi le vediamo. Infatti, la filosofia lavora proprio su questo: Non sul cambiare le cose esterne, ma il nostro modo di vedere le cose. Questo è fondamentale. Adesso è piccolo. Ricordiamoci che il futuro non è completamente nelle nostre mani, ma non è nemmeno del tutto fuori dalla portata dei nostri progetti. Non aspettiamoci che si avveri ogni nostro desiderio, che ne so, otto in greco, ma non rassegniamoci all'idea che sia impossibile riuscire a realizzarne qualcuno. Alcuni desideri sono naturali, altri sono futili. Tra quelli naturali alcuni sono necessari, altri solo naturali. Tra i desideri necessari alcuni sono fondamentali per la felicità, altri per la, per la salute del corpo, altri ancora per la vita stessa. Solo comprendere correttamente la natura dei nostri desideri ci permette di decidere cosa scegliere e cosa non scegliere, in modo di ottenere il benessere del corpo e la serenità dell'anima. In altre parole, una vita felice. Tutto quello che facciamo avrà l'obiettivo di farci evitare il dolore e il turbamento. E quando ci saremo riusciti si plagheranno le tempeste dell'anima, perché niente può rendere più completo il benessere dell'anima e del corpo e non sentiremo il bisogno di cercare altro. Eh? C'è sempre il benessere dell'anima e del corpo, come qualcosa di non separabile. Infatti sentiamo il bisogno del piacere quando soffriamo, perché ci manca. Ma quando non soffriamo non ne sentiamo il bisogno. Cioè ci ricordiamo del, del piacere quando proviamo dolore. Il piacere è nello stesso tempo il punto di partenza e il culmine della vita felice. Lo consideriamo il bene più importante, parte della nostra stessa natura. In base al piacere che ne deriva facciamo le nostre scelte e le nostre rinunce. Sempre in base al piacere giudichiamo ciò che è buono. Il piacere è così importante per noi che non lo scegliamo a caso. Ne rifiutiamo molti, quelli che hanno come conseguenza dolori maggiori. Accettiamo invece quei dolori che dopo averli sopportati anche per molto tempo ci procurano un piacere maggiore. Cioè, a volte vale, il gioco vale la candela, fare dei sacrifici per avere un piacere maggiore o evitare un piacere mh, immediato, minore che poi magari ci porterà a soffrire di più. Ne so, una sbronza che poi mi fa stare male tutto il giorno dopo con mal di testa. Tutti i piaceri sono un bene, perché la nostra stessa natura li cerca, ma non per questo dobbiamo sceglierli necessariamente tutti. Allo stesso modo ogni dolore è un male, ma non dobbiamo evitarli tutti. Meglio giudicare nel merito di volta in volta e valutare attentamente le conseguenze perché a volte capita che un bene si rivela per noi un male o al contrario un male diventi per noi un bene. La vera felicità costa poco, se è cara non è di buona qualità. Questo è Chateaubriand, sono de delle massime che sono state messe lì per introdurre i singoli paragrafi della lettera a Menesio. Epicuro, per noi è molto importante la capacità di dire no ai desideri. Non perché dobbiamo sempre necessariamente accontentarci di poco, ma perché quando non abbiamo molto possiamo comunque apprezzare il poco che abbiamo. Apprezza di più l'abbondanza chi non è assuefatto all'abbondanza. Si accontenta di poco la capacità di accontentarsi. È facile procurarsi quello di cui si ha veramente bisogno, mentre è difficile mettere le mani sul superfluo. I cibi semplici danno lo stesso piacere dei più ricercati, eliminando il dolore della fame. Lo di cui stavamo parlando prima, no? Pane d'acqua danno un piacere completo a chi ha fame. Questa è esperienza comune, no? Cioè il, il migliore ingrediente è la fame. Quando c'è fame, tutto, o quando c'è veramente sete, tutto diventa stupendo, no? Essere in grado di vivere felici con un cibo semplice e non ricercato fa bene alla salute e ci aiuta a comprendere di cosa abbiamo veramente bisogno. Ci fa apprezzare di più i piccoli lussi che a volte la sorte ci regala, e infine ci permette di non aver paura degli alti e dei bassi della vita. Quando diciamo che il piacere è l'obiettivo della vita, non intendiamo i piaceri sregolati dei libertini come sostengono alcuni che non conoscono il nostro insegnamento o che lo comprendono male o lo avversano, ma ci riferiamo a ciò che ci aiuta a non soffrire e a vivere sereni. Oh, questo personaggio è stato maledetto nei secoli dei secoli in quanto edonista, in quanto dedito ai piaceri, libertino, eccetera, eccetera, epicuro intendo dire, eh? vuol dire piacere. Edonista è eh, un filosofo, una corrente filosofica, che fa del piacere l'aspetto centrale dell'etica. Il termine piacere, eh, l'avete sentito ripetere, è uno dei testi più, più tradotti, più diffuso su, sulla rete che ci sia. Ubriacarsi, festeggiare ad ogni occasione, indugiare nei piaceri del sesso. No, non lo so, magari. Frequentare ristoranti stellati. Non rende la vita felice, è una traduzione libera questa, eh? nel greco ristorante stellato non lo troviamo, ristoranti ecco. Meglio ragionare serenamente sui motivi per cui decidiamo di scegliere o di evitare qualche cosa, in modo da liberarci da errori e illusioni che ci rendono inquieti, quindi noi chiamiamo pippe mentali, ecco. In questi ragionamenti la guida migliore è la saggezza, l'apprezziamo anche più della filosofia, perché ci fa ottenere le altre virtù. Il buonsenso ci insegna che non è possibile vivere felici se non si è anche saggi e giusti: e ribaltando le cose, se si vive con saggezza e giustizia, si viverà felici. Le virtù sono simili e inseparabili dalla felicità. Prova, se ci riesci, ad immaginare un uomo più felice di chi ha un'opinione corretta sul divino. Di chi non teme la morte, comprende cosa ci rende felice secondo natura, sa che è facile ottenere il poco che serve per vivere felici ed è consapevole che il dolore, se è intenso, ci affliggerà per poco, o se persiste, sarà facile da sopportare: senso, se diventa cronico, lo sopportiamo, se diventa così intenso, moriremo e allora torniamo al discorso della morte prima la morte non è nulla per noi perché quando c'è lei non ci siamo noi non sentiamo più nulla il male e il bene dipendono dal piacere o dal dolore quindi dalle sensazioni eh, fisiche reali eh, di un essere vivente il morto non prove più nulla eh? il destino non è padrone di ogni cosa alcune cose sono inevitabili altre accadono per caso e altre ancora sono conseguenza delle nostre azioni su quello che accade per necessità o per caso non possiamo farci nulla, ma il nostro arbitrio è libero e le nostre scelte possono farci meritare lodi o critiche. Sarebbe stato meglio credere agli dèi della mitologia piuttosto che essere schiavi di un inevitabile destino. Gli dèi potevano essere sempre placati con preghiere e sacrifici, il destino invece ci condanna a una necessità inesorabile. Il saggio non considera la fortuna una divinità, come credono in tanti, perché la divinità non fa nulla a caso, ma sa che per quanto poco potrebbe influire sulla sua vita. Non si illude che sia la sorte a dare agli uomini beni o mali importanti per vivere felici, ma sa che dal caso si può prendere spunto per realizzare grandi beni o grandi mali. Meglio essere saggi e sfortunati? che sciocchi e molto fortunati. È preferibile che un'azione pianificata con giudizio fallisca piuttosto che qualcosa preparato senza ragionarci su venga premiato dalla sorte. Rifletti continuamente, da solo e con gli amici, su quello che ti ho scritto e su cose simili, così sarai libero dall'ansia e vivrai come un Dio tra gli uomini, non sembra certo mortale l'uomo che vive tra beni immortali. Questo sembra scritto in risposta alla parola chiave di un anno fa, quello dell'ansia, no? Vi ricordate? Quindi parla esattamente, è finita, eh? quindi è abbastanza breve, ecco. E adesso io direi che eh, se avete, che no, non mi sembra nemmeno troppo complicato, ho usato questo, questa traduzione perché è una traduzione abbastanza libera, nel senso che rende, cerca di rendere con termini attuali quello che è il pensiero di, di Epicuro, evidentemente. Eh? C'è anche il testo greco, uno potrebbe anche divertirsi a tradurre il testo greco, mo adesso avete finito la versione, magari, però non è nemmeno così inaccessibile, anzi. E avete visto un'altra cosa abbastanza importante, eh, lo dico dal punto di vista stile, è una lettera. Cioè, Epicuro, secondo, secondo la tradizione, avrebbe scritto centinaia, un centinaio o 120 libri. Abbiamo tantissimi titoli attribuiti a Epicuro, non è rimasto niente. Sono rimaste tre lettere. Questo di oggi era Ezio, è un librone così che è un dossografo che ha riportato le, le dottrine dei, dei filosofi antichi, attenzione anche Diogene generale era scomparso, un dossografo vissuto tra il secondo e il terzo secolo, il libro era scomparso, i cristiani l'avevano fatto fuori, l'hanno recuperato gli arabi, è tornato in occidente grazie agli arabi, se no non avremmo nemmeno queste lettere, nemmeno queste lettere, tre lettere, di cui questa è quella più famosa sull'etica, e poi una serie di massime e frammenti vari, una produzione che all'epoca era sterminata, una scuola che è vissuta dal IV secolo a.C. fino al IV-V secolo dopo Cristo e ha fatto milioni di adepti, eh, di, di seguaci, di praticanti in tutto il bacino del Mediterraneo, questa qua. Epicuro è una sorta di, di, di Buddha occidentale ecco, per alcuni versi e anche la visione di Epicuro... Entro certi limiti è, è, è coerente, coerente, diciamo, si può paragonare per alcuni versi a quella buddista, Poi di questo non è rimasto quasi nulla salvo questa lettera. però adesso io vorrei che voi mi facciate delle domande, dopo aver ascoltato attentamente la lettura del testo, che io ho letto per prepararvi all'incontro di domani. Insomma, ecco, perché il tema è proprio questo: il benessere, e la felicità. Ma la cosa fondamentale, la sfida fondamentale. È quella di non solo di pensare, di definire in termini concettuali che cosa sia il benessere o di provare a farlo, ma quello di stare bene. Cioè, mentre si svolge questa attività, noi dovremmo coltivare appieno il nostro benessere. In termini, l'avete visto, fisici e psichici al tempo stesso. Cioè, quello che dice lui è assolutamente ehm, laicamente accettabile, praticabile da tutti. E pensate, lo hanno accusato di essere ateo, l'epicuro, l'epicureismo, è una, una, una filosofia atea, non è assolutamente vero, parla degli dèi, ma dice che gli dèi non sono da temere, gli dèi lui se li immagina come delle entità simili al perfetto saggio epicureo che stanno lì nella beatitudine e che ci spingono, ci, ci, ci inducono a imitarle, cioè un Dio sta bene, un no, Dio ma di che cosa ha bisogno? Ma perché si dovrebbe divertire a torturare questa o quella persona, no? Il Dio severo, quello di Lutero di cui abbiamo parlato, che sta lì nell'alto dei cieli e che condanna quello e salva quell'altro e il sangue, eccetera, eccetera. Gli dei stanno lì beati, si fanno i beati affari loro, e esistono, esistono realmente, ne abbiamo delle immagini. Ma detto noi, anche se non esistessero, non cambierebbe nulla. Ma non sono delle divinità che ti fanno paura, ti fanno terrore, che tu devi temere, che ti fanno sentire in colpa, tutt'altro. Ti inducono a vivere in maniera felice, piacevole, eh? C'è una, una parte in cui lui spiega: meno questo è quello che io ti c'è Lui dice che il dolore effettivamente il dolore. Insomma, tutto ciò che magari è male è danno per il benessere, è un c'è Comunque lo provi, anche per quanto tu lo possa controllare, è qualcosa che ti rimane sempre dentro che noi siamo fatti così. Mm. Il punto è che lui ti dice che il dolore c'è, non c'è del tutto un modo per arginarlo. Io ti sto dando delle dritte per imparare a sopportarlo, ma quello che dice è solo in parte vero. Eh, allora. Lui dice, innanzitutto, guardate, eh, la, la, la virtù e il centro focale dell'etica è il benessere. Attenzione, eh, non dobbiamo intendere il piacere, termine greco è, non nel senso volgare, basso del termine, il piacere è il benessere, lo stare bene, in termini psichici e in termini fisici, anzi in termini psicofisici. Quando stiamo male facciamo di tutto per cercare di stare bene. E che vuol dire stare bene? Stare bene vuol dire riportare, in maniera ippocratea, il nostro standard a livello zero. Cioè, che cos'è il piacere? Il piacere è l'assenza di dolore. Che cos'è la serenità? La serenità è l'assenza di turbamento. E la, la pace interiore è l'assenza di turbamento. Quindi, quando noi stiamo male, iniziamo, diciamo, l'etica che serve? La filosofia a che serve? Fare filosofia a che serve? È come la medicina, serve quando sto, quando sto male. Se io sto bene, che vado al medico? No. Se io non avessi problemi, se io, essere umano, non avessi problemi di sorta, non mi metterei nemmeno a fare filosofia, o non andrei certo dallo dal, dal psicoterapista, no? Sto bene. Che cosa sono i problemi? Sono gli ostacoli che la vita ci mette dinanzi. Che noi stessi ci procuriamo, allora io ti insegno un modo ti insegno un modo, ti indico una dieta, uno stile di vita, e ti do una serie di spunti di riflessione per cercare in tutte le maniere di diminuire la portata di alcune sofferenze, che sono in alcuni versi, come dici tu, sono inevitabili è inevitabile che ci sia mali, è inevitabile che ci si faccia del male, è inevitabile che all'orizzonte o nella quotidianità compaiano motivi di turbamento che sono collegati alla vita di tutti i giorni no, è normale che eh, la malattia o la morte di una persona cara ti, 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 ti crei turbamento, dispiacere, è normale che eh, nella quotidianità un desiderio che non venga soddisfatto ti crei turbamento, ma qui si tratta di essere, di usare la ragione, la filosofia ci aiuta in questo. Allora lui dice, guarda che il, la soglia del dolore tu la puoi diminuire in gran parte, per le cose che dipendono da te, poi alcune cose non dipendono da te, vada, vada, vada sì, per alcune cose che dipendono da te, la soglia del, del dolore tu la puoi diminuire, innanzitutto abbassando le tue pretese e cercando di riconoscere la bontà dei desideri, innanzitutto provare a soddisfare i desideri naturali, non quelli innaturali, e poi tra i desideri naturali quelli necessari mettendo da parte quelli superflui. Infatti lui parla proprio di questo. Pane e acqua vanno benissimo, miglior condimento è la fame. E allora la persona semplice soffre molto di meno di una persona ricca ma viziata che ha 10.000 dipendenze, e noi siamo estremamente dipendenti, quindi estremamente sofferenti. Una persona semplice, guardate gli animali. Ecco, un punto di riferimento Simili agli dei sono gli animali, entro certi, un certo limite. L'animale una volta che ha mangiato sta bene, mangia quello che può mangiare, magari poi se mangia un cibo particolare se lo gode ancora di più, poi finisce lì, eh? qui ed ora. Allora, soddisfare il proprio appetito, il proprio desiderio, la fame fondamentalmente. Basta, basta e avanza. Certo, se tu hai la pretesa ogni giorno di mangiare un cibo particolarmente ricercato, se non hai la Coca-Cola a pranzo sul tavolo non va bene. E se non mangi il cibo cucinato in quella maniera non va bene. Ma è chiaro con tutte queste pippe mentali vivi male. Vivi male, non puoi non vivere male. Tra parentesi, i cibi in più che mangi, corri il rischio che ti facciano male anche fisi fisicamente, fisicamente, poi psichicamente. Quindi liberati da queste cose: modula. Il desiderio sessuale è un desiderio assolutamente naturale, ci mancherebbe altro, ma anche qui deve essere razionale, ma soddisfatto sempre e comunque a tutti i costi o entro certi limiti potrebbe essere o dovrebbe essere compresso. Beh, dipende dalle circostanze. Allora immaginiamo un giovane epicureo del tempo, il quale travolto da passione amorosa, da desiderio per una fanciulla o per un fanciullo, non facevano grosse distinzioni, eh, si mette, corre il rischio magari. Di invaghirsi di una ragazza di buona famiglia o peggio ancora di una donna sposata eh, per soddisfare il suo piacere e eh, corre il rischio di, 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 di finire con la testa spaccata dal, dal padre, dai parenti della giovane fanciulla o dal marito della, della moglie, eh, dal marito cornificato della moglie. Allora, anche qui, che cosa devi proteggere in primo luogo? Cosa devi salvaguardare? Il tuo benessere interiore, il tuo equilibrio interiore. Il gioco vale la candela? No, in questo caso no. Il gioco vale la candela, l'ubriacatura, ma l'epicureo non disdegna il bicchiere di vino, ma ci mancherebbe altro, se c'è ben venga. Però se non c'è, ne fa tranquillamente il vino. C'è non un bicchiere, ma un'intera bottiglia. E anche qui mi devo fare due conti, me la bevo tutta quella bottiglia, per poi stare il giorno dopo completamente rincoglionito e con il mal di testa feroce? No! Il gioco vale la candela? Soddisfare quel desiderio naturale, quindi quanto naturale, assolutamente legittimo. Quanto piacere, quanto benessere, l'allegria di trascorrere una bella serata in compagnia, possibilmente, di amici, vale parecchio. Ma vale il mal di testa del giorno dopo se poi alzo troppo il gomito? Ma anche qui devo fare dei conti. È qui, qui che subentra il calcolo razionale. Parliamo sempre di cose molto concrete, vedete, non parliamo di anime che vanno svolazzando, virtù, punizioni infernali. L'aldilà non c'è niente, non ci stanno premi, punizioni, c'è questa vita qui. E vivere questa vita qui nella maniera più, più bella, più piacevole, più dignitosa possibile, vale un'intera immortalità. Cioè, il tempo è quello che è. Il nostro problema non è vivere per sempre. Non è soddisfare dei desideri astrusi. Il nostro problema, l'unico problema che abbiamo, qui dobbiamo dare una risposta, è quello di stare bene qui ed ora. Se riusciamo a stare bene qui ed ora, abbiamo risolto tutti i nostri problemi. Ma che altro vogliamo dalla vita? E invece, e invece la nostra testa è piena di sollecitazioni diverse. Poi quelle che, che Figuro considera assolutamente deleterie sono quelle né naturali né necessarie né naturali né necessarie, non so, l'opinione che gli altri hanno di noi, i titoli onorifici, le chiacchiere, il voto in pagella, per dire, tutti quegli elementi culturali, i premi, quella roba lì, il macchinone che posso esibire, ma se tu fai dipendere la tua, il tuo benessere interiore, la tua serenità da queste stupidaggini, tu ti condanni ad un'ansia perenne. Il denaro, ansia perenne, quello che ci vuole, quello che basta per avere una vita decente, dignitosa. Punto. Ma quando smetti di accumulare denaro e di preoccuparti, di affannarti, di correre appresso a delle cose ridicole e impari ad essere felice qui ed ora? Quando? Quando sei morto. Quando? Allora, il denaro, è la logica, poi della società contemporanea Epicuro è un ottimo farmaco per, per la contemporanea a maggior ragione, noi che viviamo in preda a tutta una serie di dipendenze ridicole il punto è che se non abbiamo il mondo virtuale andiamo nel panico immaginatevi un Epicureano nel IV secolo avanti Cristo e già allora aveva un sacco di problemi pensa noi oggi quanti ne abbiamo il denaro se hai 100.000, vuoi un milione se hai un milione vuoi un miliardo se hai un miliardo vuoi 100 miliardi non c'è un limite, come l'immortalità che il limite ha. Allora, prendere atto della propria mortalità, dei propri limiti, vuol dire spostare l'attenzione da un futuro che non esiste, neontologico, non essere, all'unica cosa reale che è il presente, il qui e ora. Quel carpe di di Orazio, poeta che infatti si rifà... All'epigureismo greco, ma lo è vissuto il primo secolo a.C. in area latina, romana, evidentemente, no? Ma la logica è questa: il punto è esattamente questo. Che poi non è un punto solo tipico dell'epigureismo, tipico di tutte le scuole ellenistiche. Il problema è il seguente: come faccio? Vedete, è molto concreto, come faccio ad essere felice, e per essere felice si intende stare bene con me stesso, stare bene con gli altri, stare bene qui ed ora. Qual è la ricetta? Ecco, oggi potrebbe essere, ma, ma no, perché torniamo al discorso di prima, il modello di oggi qual è? Il modello di oggi è la nostra società che vuole, ci vuole tutti ansiosi, tutti in preda ad un'incipiente crisi di nervi, tutti affaccendati in cose ridicole. Ridicole, spesso e volentieri, tutti malati per poi poterci curare con questo o quel farmaco, tra virgolette, chimico o non chimico, o più che altro è merceologico, no? Fai una shopping e terapia, ecco, per capirci. Invece lui che cosa vuole? Lui vuole degli uomini liberi, ed è facile essere liberi, basta soddisfare i bisogni fondamentali, bere, mangiare e i bisogni fondamentali, sapete qual è la, la, la cosa non plus ultra per l'epicureo? È stare con gli amici, è l'amicizia, essere comunità, cosa che noi abbiamo totalmente disimparato, siamo talmente individualisti, talmente in preda a dei desideri assolutamente illusori, che non abbiamo quasi chance di essere felici. Allora il compito di realtà di domani, quello che si chiama compito di realtà, trovo una formula ridicola, è quello di cercare di, di assaggiare per una volta, in una quotidianità spesso piuttosto alienante, la vita com'è realmente, a livello zero. Cos'altro vuoi? Sei giovane, stai in buona salute, hai lo stomaco pieno, magari se portiamo qualcosa di buono da mangiare è un godimento in più. Abbiamo una, abbiamo una giornata tutta per noi, si spera con un bel tempo. Possiamo essere serenamente in compagnia degli altri, ma che, che altro andiamo a cercare nella vita? La merendina? Chi resta calmo vince. Argomenti terapeutici dell'ira nella filosofia epicurea. L'epicureismo antico, pratica di vita ed azione psicoterapeutica piuttosto che puro esercizio intellettuale. Nelle opere di Epicuro rimaste, ben poche rispetto alla fecondissima attività letteraria del filosofo di Samo, il tema dell'ira compare solo di sfuggita ma che esso dovesse avere un posto di primo piano nella teoria e nella prassi terapeutica epicurea ce lo confermano le opere i due grandi epicurei di epoca romana il Deira di Filodemo di Gadara 110-35 a.C. circa e soprattutto il De rerum natura di Tito Lucrezio Caro vissuto tra il 98-96 e il 55 a.C. L'epigurismo antico fu, in primo luogo, una pratica di vita. La dottrina non ebbe mai un valore meramente intellettuale. Celebre la sentenza è vuoto il discorso di quel filosofo che non riesca a guarire alcuna sofferenza dell'uomo. Come non abbiamo bisogno della medicina se essa non riesce ad espellere dal nostro corpo le malattie, così non abbiamo alcuna utilità della filosofia se essa non serva a scacciare le sofferenze dell'anima. Di questo dunque si tratta, usare il discorso filosofico per guarire quel che oggi chiameremmo disagio esistenziale o sofferenza psichica, ristabilendo equilibrio e pace interiore. Ristabilire, uso questa parola e la sottolineo, perché lo sfondo dell'esistenza è, di fatto piacevolmente quieto scevolo di preoccupazioni la vita non fosse per le passioni e i falsi desideri ai quali spesso affidiamo per ignoranza il timore dell'animo nostro è esperienza meravigliosa il vero fine del filosofare consiste nello scoprire dentro di noi questo vasto profondo giacimento di vitalità imperturbata tarsia nel linguaggio di Epicuro, sperimentando nelle pieghe della quotidianità le pratiche più consone a mantenerlo per quanto possibile puro e incontaminato. La filosofia agisce dunque come un farmaco da prendere alla bisogna per contrastare l'insorgere delle passioni, desideri violenti e sconclusionati, paura, angoscia, rabbia, delusione o alleviarle quando ci affliggono, provocando lo sterile, affannoso fluttuare della mente. A tale sofferenza, in gran parte autoindotta, dunque, c'è il rimedio. Ecco la buona novella di Epicuro, che riecheggiò da un capo all'altro del mondo antico per centinaia e centinaia di anni, facendo ecumenicamente proseliti presso ogni popolazione, senza distinzioni di classe, credo politico, cultura, sesso. Quale migliore testimonianza dell'efficacia di questa medicina filosofica? Il vero significato dell'edonismo epicureo. La filosofia, pertanto, deve essere utile a perseguire un modo di vita piacevole. Sul termine Piacere, in greco edonè, da cui edonismo, è stato costruito probabilmente ad arte. L'equivoco che a partire dal Medioevo cristiano ha tenuto la spiritualità epicurea in una sorta di esilio forzato rispetto alle principali linee di sviluppo della civiltà occidentale. Un equivoco facilmente scioglibile, anche all'occhio del lettore più disattento: difatti, i testi superstiti forse scampati ad una postuma operazione di damnazio memorie, rivelano una concezione del piacere niente affatto assimilabile a quella condannata dalla dottrina cristiana, tantomeno a quella liquida e consumistica che ha corso di. Ecco un paio di massime dal significato inequivocabile. Trabocca il mio corpo di dolcezza vivendo a pane e acqua e sputo sui piaceri del lusso. Non per se stessi, ma per gli incomodi che li seguono. Meglio per te impavido giacere su un umile giaciglio, che in preda a turbamento possedere aureo letto e suntuosa mensa. Veri piaceri per l'epicureo sono piuttosto la serenità d'animo, atarassia alla lettera assenza di turbamento, e il benessere corporeo aponia in greco, assenza di affaticamento, che derivano dal pacato soddisfacimento dei bisogni naturali e necessari, sia in senso fisico che psichico. Di qui, per esempio, il grande rilievo dato all'amicizia. Ai desideri naturali, ma non indispensabili, poniamo una vita sessuale particolarmente disinvolta, occorre accostarsi con molta circospezione. Spesso il prezzo che ci fanno pagare in termini di ansia e trepidazione fa sì che il gioco non valga affatto la candela. Quelli poi che non trovano alcun fondamento in una sana fisiologia occorre sfuggirli come la peste. Finiscono con l'avvelenare anima e corpo, generando brame che non possono essere soddisfatte, perché contro natura. Un vero e proprio bagno di realtà. Lo stato di pace e letizia proprio del saggio, nel linguaggio epicureo piacere catastematico, ovvero piacere inquiete, non è barattabile con il fugace godimento dei cosiddetti piaceri cinematici, cioè quelli in movimento. Se non proprio dannosi, essi sono comunque effimeri ed inconsistenti. Se mi capita di poter mangiare, magari in compagnia, una pietanza abbastanza succulenta, ben venga, altrimenti non ci perderò certo il sonno. L'epicureo quindi si eserciterà a calmare la mente e con essa il corpo, fugando gli spettri prodotti dall'ignoranza, superstizioni, fobie, manie di persecuzione, piuttosto che ad eccitare i sensi in crapule e bisbocce. Lungi dall'assomigliare al viveur, Dipinto dalla tradizione anti insomma, abbiamo qui a che fare con una specie di monaco. Imparare a comprendere il linguaggio delle emozioni. Ma la cura epicurea, come si diceva, si previge fondamentalmente lo scopo di aiutare il praticante a controllare le emozioni, impedendo che esse si trasformino in passioni nocive. Le emozioni vanno vissute, ben inteso, ma non subite. Non a caso nell'etimo di passione è implicita la passività del soggetto umano. Questo intento verrà perseguito attraverso la conoscenza di sé e della natura delle cose. Con conoscenza intendiamo qui quella consapevolezza, quella visione e sperimentazione in prima persona. Che sola è in grado di trasformare in profondità l'individuo. Il nozionismo astratto non ha mai salvato nessuno. È facile distinguere un'emozione da una passione. La passione, qualunque sia la sua tonalità e l'oggetto presunto al quale è rivolta, genera dipendenza e s'ammanta, presto o tardi, di una cappa di sofferenza. Nella passione non vi è libertà, perché non vi è vera consapevolezza. Ci appassioniamo per qualcosa che non è reale, o meglio, che non riusciamo ad accettare per quel che davvero è. Ci illudiamo, per esempio, che una preghiera possa muovere a compassione la divinità o una buona somma di denaro donarci quella sicurezza esistenziale di cui abbiamo tanto bisogno. Ma il denaro, per chi ha la sfortuna di essere accecato dalla sua cupidigia, non basterà mai. Se ne vorrà di più e ancora di più. Per questo, la prognosi di tale patologia non può che risultare infausta. Lungi dal conquistare quella sicurezza cui anela, lo sventurato si condannerà ad una vita grama, colma di agitazione e frustrazione, giacché, la povertà, commisurata al bene secondo natura, è ricchezza. La ricchezza, senza una misura, è grande povertà. Parole di Epicuro. Quanto agli dèi, poi, secondo il nostro filosofo, essi non sono afflitti dalle umane debolezze, poiché vivono in una dimensione separata dalla nostra, i cosiddetti intermundia. Sprofondati in un'eterna condizione di atarassia. Non distribuiscono premi né punizioni, non commiserano né sadirano. Al limite costituiscono un modello da contemplare. A loro volge il pensiero, il saggio, in cerca di elevazione. Nella visione epicurea vi è una netta distinzione tra mondo divino e mondo umano alla perfezione degli uni fa da contrappunto la debolezza e l'imperfezione degli altri. Dice Picuro, l'essere beato e immortale infatti non ha né procura agli altri affanni, così non è soggetto né all'ira né alla benevolenza. Queste cose infatti sono proprie dell'essere debole. La divinità, non essendo soggetta alle passioni, non ha alcun bisogno di filosofare. Va da sì. L'ira come prodotto della precarietà della condizione umana L'ira, dunque, è figlia della nostra naturale debolezza. Essa si mescola alla maggior parte delle passioni umane. Scoprendosi nudi ed indifesi, contro le insidie dell'ambiente circostante, in preda ad atavici terrori, i nostri antenati impararono a reagire aggredendo i potenziali nemici, fiere o altri uomini che fossero. La rabbia è generata dalla paura, paura di subire danni fisici e menomazioni, paura di rimanere senza cibo, paura in ultima istanza di morire ma anche da quel senso di profonda delusione che assale chi non vede corrisposte le proprie voglie sessuali o chi si sente, in una maniera o nell'altra, emarginato dal gruppo sociale. L'amaro frutto della collera, che i più conoscono assai bene, è sofferenza per noi stessi e per chi ci è prossimo. Ma se l'aggressività dei nostri lontani progenitori, simile a quella degli animali, produceva una dose di patimento contenuta e limitata nel tempo, comunque funzionale alla vita selvatica, e quindi secondo natura, katah fusion in greco, totalmente disfunzionali, invece, sono le angosce e le tribolazioni cui si condannano per ogni dove, i cosiddetti uomini civili, oggigiorno in particolare. Allo stato naturale non avevano ancora fatto la loro comparsa né gli orrori della guerra, né le innumerevoli meschinerie che fanno da corteo all'insaziabile brama di dominio, di ricchezza, di onori. Se da una parte, una volta abbandonata la selvatichezza, gli uomini hanno beneficiato dei vantaggi del vivere sociale, dalla solidità degli affetti familiari alla più ampia mutualità offerta dalla polis, dall'altra, l'ignoranza del funzionamento della realtà, la fisiologia materialistica ed atomistica epicurea: il mondo è insieme di atomi infiniti che si aggregano e si disgregano secondo cause meccaniche-ebbene, ha alimentato false opinioni e superstizioni d'ogni sorta. Donde si è scoperchiato il vaso di Pandora delle passioni malsane, fobie, manie, paranoie che inquinano l'esistenza di genti incivilite, sì, ma a prezzo di un diffuso infiacchimento psicofisico. Al timore di pericoli concreti in agguato nella foresta si è sostituito il vago ed angoscioso sentore di minacce più sottili, indefinite nascoste tra le increspature di un mondo sempre più artificioso e complesso. Abbiamo inventato armi sempre più sofisticate per allontanare il terrore del nemico, nonché mille rimedi tecnologici e oggi anche farmacologici per alleviare le tante fatiche del vivere quotidiano. Ma non sappiamo più come difenderci né dalle une né dagli altri. E allora... Rabbia, rabbia apparentemente immotivata, come quella che ci prende per improvviso impazzimento quando ci sentiamo intrappolati nel traffico o il PC ci pianta in asso. La terapia poetica di Lucrezio a base di shock addizionale. A più riprese, il tema dell'ira fa capolino nei versi di Lucrezio. Suoi sono alcuni degli argomenti che abbiamo utilizzato sin qui. Ma a rendere più efficaci tali argomenti sono le immagini che il poeta riesce a sbalzare con il suo versificare intenso, vivido, ficcante. Ecco ad esempio come vengono rappresentati i momenti psicologici che conducono gli uomini civilizzati a farsi irosamente guerra, l'uno contro l'altro armati. Ma che gli uomini si vollero famosi e potenti perché su base ben ferma ristesse il loro destino e potessero ricchi condurre una liscia esistenza, ma inutilmente, poiché lottando per giungere alla vetta del potere pericoloso si resero il percorrere quella via, anche tuttavia dalla vetta come fulmine li getta percossi. Invidia, a volte spregiati nel tartaro tetro. Invidia, infatti, come fulmine fa avvampare le cime di solito e tutto ciò che si trova più in alto degli altri. Canto V, versi 1120-1128. Lucrezio, da buon Epicureo, si mostra amichevolmente sollecito nei riguardi dei suoi interlocutori romani, a cominciare da quel Gaio Memmio, cui è dedicato il De Rerum Natura, da cui sono tratti i versi che ho letto e che leggerò, ed utilizza la poesia con chiari intenti terapeutici. Per curare la passione dell'ira occorre ritrarla in maniera vigorosa, realistica, a tinte forti in modo da provocare nel lettore discepolo una sorta di shock che gli faccia prendere coscienza della natura e degli effetti maligni dei moti dell'animo fuori controllo. All'aggressività la filosofia muove guerra con le parole, non con le armi. Per domare la fiera, infatti, bisogna indurla, anche con una certa bruschezza, a più miti consigli, a ragionare. Insomma, già l'ira riposa su opinioni, in genere il riflesso, essa ha dunque una sua struttura cognitiva ed è scatenata dall'attaccamento a cose esteriori che si ritiene possano subire danni dall'azione altrui. Occorre analizzare la vera natura di tali cose, oggetti materiali, Persone, ma anche simboli, idee, eccetera, per valutare realisticamente uno la loro natura intrinseca di beni. 2, la loro naturale mutevolezza, tre. La nostra effettiva capacità di intervenire per preservarli o difenderli. L'intervento curativo si basa quindi sulla comprensione della vera struttura delle cose e dell'adeguatezza o meno delle rappresentazioni mentali che di esse ci formiamo. Dalle rappresentazioni dipendono le emozioni e da quest'ultime i sintomi corporei manifesti, nel caso dell'ira, accaloramento, gonfiore delle membra, arrossamento della pelle. Se ci mettiamo in condizione di dipendere dagli oggetti esterni, inevitabilmente cadremo vittime delle passioni. Se non diamo importanza a ciò che importanza non merita, le cosiddette adiaforà, le cose indifferenti per dirla con gli stoici, non ci aderiremo né spesso né in maniera intensa. Vivremo l'ira quando è necessario in rapporto a cose che meritano di essere difese e che è il nostro effettivo potere provare a proteggere. Si tratterà dunque di una rabbia naturalmente funzionale e a tempo determinato, non di un sordo rancore che pian piano ci marcisce dentro, avvelenando inutilmente le nostre giornate. L'ira, come la gratitudine, induce dipendenza. In questo senso l'ira è sempre un segno di debolezza. Forte non è colui che manifesta la sua collera in maniera plateale, come l'Omerico Achille, bensì l'uomo che è in grado di controllarne gli eccessi, qualora essa si riveli necessaria, o di osservarla con dolcezza, passo a passo, miticandola, qualora la si scopra collegata a fatti insignificanti, in balia dei rovesci della sorte. O, peggio ancora autoindotta da immagini mentali illusorie, non conformi a realtà. Epicuro e Filodemo, peraltro, collegano l'ira alla gratitudine. Quest'ultima è il corrispettivo in positivo dell'ira: si è grati a qualcuno quando si ritiene di essere stati da lui beneficiati. Anche in questo caso l'attenzione del soggetto che patisce. È spostata verso l'esterno e la passione viene innescata da un giudizio che crea dipendenza da una determinata cosa, persona, situazione. Senza di questo sto male, tu me ne fai dono, dunque a te debbo il mio stare bene, ti sono debitore. In ogni caso, far dipendere la propria serenità interiore da ciò che non è sotto il nostro controllo, come direbbe Epitteto, ci mette implicitamente in una situazione di debolezza e precarietà. Infatti la divinità, perfettamente autarchica, è esente da tali emozioni, non prova né rabbia né riconoscenza. All'ira può essere sotteso anche il desiderio che l'aggressore riceva un danno, la voglia di vendetta. Tale desiderio, a sua volta, Sarebbe basato sulla convinzione che questo fatto costituisca per noi un bene, ovvero una giusta rivalsa per l'oltraggio subito. Andando ancora più a fondo, scopriamo che dietro codesta convinzione si nasconde la percezione o la credenza che l'oltraggio ci sia stato inferto volontariamente. Dunque, alla paura di subire un danno si somma generalmente la nozione di volontarietà o intenzionalità vera o presunta. L'ira deriva da un uso disfunzionale dell'aggressività di cui sono dotate per natura tutte le creature viventi. Questo il complesso quadro etico-gnosiologico umano, del tutto umano, del sentimento di ira altrimenti si tratterebbe di pura ferocia, istintiva come nelle bestie. Pur manifestandosi naturalmente aggressive, le fiere condividono con gli dei una condizione di purezza e innocenza, che le mette al riparo dall'ulteriore sofferenza che gli esseri umani si autoprocurano, sottostando ai devastanti effetti delle passioni. Se non fosse per questa, non avremmo alcun bisogno della filosofia né, d'altronde, di quella spiccata socialità che contraddistingue la nostra specie. Ai pericoli oggettivamente dati, infatti, potremmo e dovremmo far fronte in maniera comunitaria, raggiungendo il massimo di sicurezza possibile per un mortale. In natura esiste, peraltro, una forma di aggressività autodifensiva e autoaffermativa che l'epicureo considererebbe del tutto adeguata. Serve, poniamo, a predisporsi alla lotta quando si è assaliti e si corre il rischio di patire ferite gravi o mortali. A renderla accettabile è il fatto che essa sia rivolta all'occorrenza verso l'esterno e non venga successivamente introvertita, divenendo causa di patimento per chi, pur a buon diritto, vi è soggetto. Si tratta insomma di utilizzarla quando strettamente necessario, senza strascichi psicologici e patologici di sorta. Prendersi cura dell'ira significa sottoporre a trattamento terapeutico i propri desideri. L'ira, si è visto, risponde ad una specifica esigenza conoscitiva-interpretativa del reale. In generale,. Essa si sviluppa a partire dalla credenza erronea che sia possibile soddisfare i cosiddetti desideri non naturali né necessari, come per esempio l'ottenere sicurezza attraverso onori e ricchezze, stimando che essi costituiscano uno scudo contro le frecce della sorte. Eppure le malattie non fanno distinzione tra il povero e il ricco, anche se quest'ultimo, va detto, Chiaramente, in assenza di un welfare funzionante, può accedere, mettendo mano al portafoglio, a cure più adeguate. E in ultimo, nessuno sfugge alla morte. La cura eccessiva della propria reputazione o l'accumulo compulsivo di denaro ci precipitano in una spirale di affanni che non possono aver fine, già che il naturale è l'impulso ottativo che li ha generati. Da qui l'ira, surplus di afflizione autoprodotta, germinante dalla frustrazione del desiderio, ovvero dal convincimento che tra esso e il suo appagamento si frappongano mille ostacoli esterni da rimuovere costi quel che costi. Convincimento falso, perché in realtà la sofferenza da cui prendere mosse, su cui alligna la collera, è frutto di un ben più profondo errore di valutazione. Il credere conforme a natura ciò che è naturale non è, né in termini di fini, la soddisfazione del desiderio di mettersi al sicuro una volta per tutte dalla morte, ovvero dalla propria finitudine, né di mezzi, notorietà, poteri, soldi, eccetera, eccetera. Saggezza e dare agio alla nostra vera natura di manifestarsi. Le più profonde aspirazioni umane, armonia, beatitudine, sono sempre accessibili nel momento presente. Nudo piacere di vivere. È già qui, dentro ciascuno di noi, e non richiede mezzi particolari, se non quelli che sono facilmente a disposizione di tutti, e che solo la cieca avidità di alcuni fa sì che siano inegualmente distribuiti o del tutto mancanti per altri. Un tozzo di pane. Un companatico semplice e genuino, una bella sorsata di acqua di fonte o al più un bicchiere di vino sincero. E un lusso in più. In uno stato del genere la collera non ha modo di palesarsi, poiché se assunto ad abito, esso tende a recidere alle radici l'ondivago, disordinato, fluire dei desideri, che s'alimentano di pensieri e atteggiamenti incongrui e irreali. Il segreto per spegnere la collera, per lenirne i morsi dolorosi quando ci assale, è, è tutto qui. Tenere ben fisso lo sguardo sulla natura delle cose. Alle radici della collera anche l'ambiguità del desiderio erotico. Tra le bramosie che producono grandi illusioni e di conseguenza grandi rabbiose delusioni. Lucrezio annovera altresì l'eros se si esprime in maniera abnorme e disfunzionale. Quando realizziamo che non si può possedere appieno l'oggetto del desiderio, trattasi di persona autonoma fino a prova contraria, con sentimenti e visione del mondo propria, guarda un po', ponendo fine allo spasimo prodotto in noi dal desiderio stesso, allora quel che chiamiamo amore si volge in odio, l'affetto in sordo rancore. Odi e amo, dice Catullo, non riuscendo a darsene conto. Anche forzare oltre misura un istinto naturale produce inevitabilmente afflizione. L'ambivalenza del resto è caratteristica peculiare della passionalità. L'origine dei sentimenti di ira e gentilezza, illustra Lucrezio, è assai prossima. Entrambi derivano da un certo attaccamento a desideri sorti e sviluppatisi con il viver civile. Hanno in sé un qualcosa di artificiale, come artificiale risulta essere, in certo senso, l'umano consorzio. Rappresentano, insomma, facce della stessa medaglia, in quanto risposte condizionate ad una medesima sensazione di debolezza, che, allo stato di natura, forse non è dato provare. Per questo gli animali assomigliano, in un certo senso, alle divinità. Provano rabbia o manifestano tenerezza rimanendo ben sincronizzati al loro stato attuale, senza costruire vani castelli di carte linguistici e concettuali. Ben ancorati al presente, non oscillano illusoriamente nel passato o nel futuro. Sfadare il mito del progresso. Nessuna forma di progresso, civile o tecnologico, in definitiva ci può mettere del tutto al riparo dall'ansietà e dai timori atavici che ci portiamo appresso. All'appagamento di un determinato bisogno, corrisponde sempre la nascita di una nuova forma di dipendenza che ci rende inevitabilmente più fragili, più vulnerabili. Fuggire in avanti non serve granché produce nuove apprensioni, complessi, motivi di competizione. Il meccanismo di formazione dei desideri non ne risulta minimamente intaccato, bensì rafforzato. Se ho questo, l'inquietudine mi porta a voler quello. Se per avventura mi procuro tot, ecco che un'ora dopo quella quantità di roba non mi è più sufficiente. La dinamicità del desiderare è di per sé in contraddizione con quella stabilità che sola è in grado di donarci quiete, il cosiddetto piacere catastematico di cui dicevamo prima. Il desiderio non si acquieta perché è per natura inquieto. Da qui deriva il tormento della fatica, della frustrazione, della rabbia, indotte da un competere con niente per niente e su niente. Carriera, onori, riconoscimenti sociali, apprezzamento, ammirazione, buon nome e tutte le altre idiozie per le quali ci mettiamo in competizione l'uno con l'altro. La vita può e deve essere molto più semplice. Il saggio epicureo prende congedo da questo modo di stare al mondo godendosi il puro piacere di essere, al di là delle illusioni, nella dimensione dell'adesso, di cui la corporità costituisce il portale d'accesso. Questo è il significato più vero del motto Dase Biosas, ovvero Vivi nascosto. La vera battaglia da vincere si combatte dentro ciascuno di noi. Paradossalmente, al diminuire delle minacce esterne, reali, aumenta la possibilità di sviluppare passioni dolorose, generate dalla psiche. Nevrosi o psicosi, direbbe Freud. Forme di violenza ed aggressività introiettate. Di queste si occupa la filosofia. Da questi mostri, le passioni, dobbiamo guardarci e da questi purgarci, in un certo senso. L'anima viene rappresentata da Lucrezio come un campo di battaglia. Cito, ma se il cuore non è purificato, in quali lotte e pericoli dobbiamo noi, pur riluttanti, allora gettarci? Quali allora le acerbe spinte del desiderio che spezzano l'uomo ansioso e insieme che grandi terrori e superbia egocentrismo insolenza quali terribili sciagure creano e ostentare ricchezza e laccidia canto quinto versi 43 48 chiaro è qui il rapporto tra disagio interiore ed aggressività rivolta verso l'esterno. Abbandonarsi alla collera è in primo luogo un atto autolesionistico, basato sul fatto che non ci si ritiene sufficientemente buoni, sufficientemente capaci o accettati se non si posseggono determinate cose o piuttosto sembianze di cose, le quali tuttavia. Non sono affatto sotto il nostro dominio, il che, il paradosso per bene è solo apparente, non fa altro che elevare al quadrato quel senso di insicurezza e di frustrazione, ovvero diremmo oggi di disagio esistenziale, che si vorrebbe attenuare proprio attraverso il possesso di quei presunti beni, denaro, posizione sociale, fama, eccetera, eccetera, eccetera. Un comportamento, insomma, che si avvita su se stesso. La frustrazione conduce al disprezzo di se stessi, il disprezzo di sé alla svalutazione del mondo e delle altre persone. Così monta la collera. Andiamo alla guerra, piccola o grande che sia, per difenderci dal male, per allontanare da noi dolore e morte. E così facendo produciamo a noi stessi e agli altri ancora più angoscia, distruzione, morte. La pace non è una meta, bensì... Essa stessa, la via, come a più riprese ha sottolineato il maestro Zen Tik Nathan. Chi sconfigge l'ira restando calmo prevale nell'unica vera battaglia che è lecito combattere e che si può davvero vincere. Metodi di lotta del guerriero interiore. Praticare lo stile di vita epicureo significa sostanzialmente muovere guerra alle passioni, in particolare all'ira. La collera si combatte con la gentilezza, con l'osservazione attenta, il distacco sereno, attraverso la meditazione dei discorsi e delle massime del Maestro. Lui, Epicuro, è celebrato da Lucrezio e dai suoi discepoli in ogni epoca e contrada del Mediterraneo come una sorta di Salvatore colui che per primo e in maniera decisiva ha fornito all'umanità gli strumenti per liberarsi dall'inquietudine e dal dolore e incamminarsi verso la pace profonda, adamantina dello stato naturale. Compito della filosofia è quello di aiutarci a conoscere a fondo noi stessi, l'origine delle passioni che ci tormentano, il reale ordine delle cose. Portare luce nelle oscurità della nostra anima. Incollerirsi per i colpi inflitti dal caso non ha alcun senso. A muovere l'ira, come si è detto, è la credenza che un determinato atto sia compiuto volontariamente a nostro discapito. Ora, se la natura dell'universo non risponde ad alcun criterio teleologico, i mali della vita vanno accettati per quello che sono inevitabili condizioni naturali. Non c'è nessun colpevole, nessuna punizione, nessun senso di colpa. Ciò che deve accadere, accade e basta. Occorre perdonare a se stessi per ciò che si è, accettare la propria fragilità, arrenderci alla vita umana. Questo è il fine della terapia epicurea. Con quali pratiche? autoanalisi, meditazione dei testi, applicazione dei concetti epicurei ai propri casi autobiografici, frequentazione della comunità epicurea, vita in comune, sollecitudine nei confronti del prossimo, amicizia, filia e soprattutto condivisione e franchezza, in greco parresia. In due parole, interiorità e comunitarismo tutto quello di cui abbiamo bisogno in una società, la nostra segnata dalle inaudite sofferenze di un individualismo tutto superficie consigli per la lettura per chi volesse approfondire l'argomento consiglio l'opera, oramai classica della filosofa statunitense Martha Nussbaum terapia del desiderio, teoria e pratica nell'etica ellenistica Vita e pensiero, Milano 1998, in particolare il capitolo settimo dedicato al tema dell'ira nel poema lucreziano, da cui ho tratto alcune delle considerazioni presenti nell'articolo. Per un approccio più autobiografico e coinvolgente al tema della pratica filosofica epicurea, il libro di Romano Madera, psicanalista junghiano e ordinario di filosofia morale e pratiche Filosofiche all'Università di Milano Bicocca. Il nudo piacere di vivere, la filosofia come terapia dell'esistenza. Mondadori, Milano 2006. Buona lettura e buona meditazione a tutti.